contro di lui anche per, sotto questo profilo. Va bene. Sinali, allora, lei ieri ha cominciato le sue dichiarazioni, adesso vuole continuare? Se non che ieri, no? Ho raccontato, più o meno, cioè le persone... Le raccomando parlare lentamente, possibilmente lentamente, in maniera da far capire quello che dice. Siccome ieri, no, era un po' emozionato. Un po' emozionato? Cioè, allora, mi stavo dimenticando una cosa, no? Ci ho fatto di Maniscalco Antonio, cioè di Cantonino, perché mi confondo la fatica in nome, no? Di Cantonino Antonio. Oh. Maniscalco Antonio, no? Cioè, ho detto che lui c'entrava nell'omicidio di Runghetto Antonio. Cioè, lui non c'entra nell'omicidio di Runghetto Antonio. Cioè, mi sono confuso qua. Cioè, lui c'entra nell'omicidio di Buscema e Ressuto. Cioè, questo ce lo volevo dire ieri, lui ci è sfuggito. Ce lo faccio presentare, no? Prendiamo atto. Cioè, poi se vuole ci racconto altro, racconto. Se no, continua il proprio il suo racconto. Pedone e Manzella lei ha parlato. Sì, io ci racconto il fatto di Gioacchino Tagliavea, nipote di Pietro Tagliavea. Detto Ginetto. Detto Ginetto, Questo ragazzo, siccome era rapinatore, faceva dei rapini, no? Sennò che faceva dei rapini e dava disturbi, perché toccava gente, facevano dei rapini in certe zone, no? Queste zone erano controllate di mafiosi. Facevano dei rapini, e succedeva che lì, in quelle zone, poi c'erano sbirre, no? Troppo pattuglie di sbirre, cioè la zona veniva battugliata dalla polizia, no? E allora questo, sennò che dava troppo disturbi, cioè prima si è chiamato, l'hanno rimproverato dicendoci che non doveva fare certe rapine, certe cose. Cioè questo non lo potevo capire. Cioè pagava sempre a testa sua, perché era uno. C'è uno che se ne fregava, uno che con i narrori, diciamo, no? Cioè infatti c'erano certuni che lo temevano, perché era un tipo pericoloso. Cioè allora sennò che suo zio, Pietro Tagliavea, che sarebbe il fratello del padre di questo ragazzo di qua, no? Di Gioacchino. Che ha fatto? Cioè, l'ha rimproverato pure lui, questo Pietro Tagliavea, l'ha rimproverato a questo ragazzo. Ce ne sarebbe a suo nipote. Però lui non lo può sentire. Cioè, questa una volta stavano organizzando per fare un furgone blindato. Un furgone blindato della posta centrale di Palermo. Che trasportavano soldi, no? Cioè, erano organizzati per fare questo lavoro. Questo furgone blindato. Che trasportava dei soldi. Quella mattina io stavo scendendo di casa per andare a Piazza Sant'Arasa, se non la mattina, sempre l'81-82, perché io me lo ricordo. E nel frattempo viene con la macchina. Cioè io ho detto Pietro Senato, però non era Pietro Senato. Era un altro che non mi ricordo chi era. Con la coffa. Vengolo. E mi vedono nella fermata dell'autobus. Mi prendo. Solo questo era? Solo c'è, questa persona che non ricorda? C'era lui, Senaga Vincenzo, sopra la macchina. C'è questa persona che non ricorda, è Senaga Vincenzo, l'altro tempesta sopra la macchina. E Francesco Spataro. C'è, io chiamo Peppuccio. Cioè, non lo sapeva si chiamava Francesco, sapeva si chiamava Peppuccio. E se eravamo là, si avevano salito sopra la macchina. E avevano delle pistole e un fucile automatico. Cioè, non so se era un fucile a 5 colpi, c'è automatico per era. A pompa questo donna. Insomma, questo mi dicono a me, dice, senti Enzo, siccome c'è questo Tagliavea, sarebbe questo Ginetto, che sta preparando, dice, una rapina, non furgone blindato. C'è verso Piazza Torre Lunga, per andare a Viale dei Piccioli, cioè per andare a Passaggio di Livello, Passaggio di Livello. Cerchi di parlare più lentamente. Passaggio di Livello, no? C'è Piazza Torre Lunga, Passaggio Livello. Più forte, anche più forte. Sì, sì, Passaggio Livello, dove passa il treno, no? Cioè allora questi dovevano fare questa rapina, cioè avevano tutto pronto, cioè avevano un furgone pure loro pronto, e questo furgone lo dovevano, cioè per bloccare il furgone blindato avevano questo furgone, no? Cioè dice che hanno avuto un guasto, ho saputo poi tramite mio cugino, no? C'è un guasto con una macchina, si è bucato una ruota
e non sono arrivato in tempo a fare questo lavoro. Cioè questa rapina nel furgone prendata. Che succede allora? Cioè, allora mio cugino mi aveva detto a me, no, se questi fanno la rapina, noi avevamo ordine di seguirli. Come questi andavano sul luogo, che si aspettavano i soldi, no? Noi avevamo ordine di levarci i soldi, di entrare là, di entrare e levarci i soldi. Se loro poi reagivano, le dobbiamo uccidere tutte. Insomma, questa rapina non l'hanno fatto più perché hanno perso tempo, no? Si è bucato dalla macchina e non hanno fatto niente, no? Sono andato via. Cioè allora, nel frattempo, mio cugino vanno per Angelo Beamonte, Angelo Beamonte riferisce a Filippo Marchese, Filippo Marchese si incassa, cioè si arrabbia. Dice, ma insomma, questo genetto da Iapea, dice, la deve finire. Dice, portatemelo qua, c'è lì. Quel giorno io mi trovavo a Piazza Santa Rosa, sempre io, soltanto un 82, sento. Mentre mi trovavo a Piazza Santa Rosa, mi trovavo io, Senaga Vincenzo, detto Tempese, e Senaga Antonio. C'era pure Rodolfo Antonio. Mentre che eravamo là, vedo arrivare Francesco Spataro, sarebbe Peppuccio, che io chiamo Peppuccio, si faceva chiamare Peppuccio. E ho detto Senapa, però non era Senapa, però un altro che non mi ricordo chi era, c'è un altro che era insieme con lui. Cioè prendono a questo, incontrano a questo Gioacchino, no? Sarebbe questo Genetto, Tagliapia. E ci dicono, c'è buona scusa se lo portano, non so se lo portano. Cioè questo scomparisce. Cioè mentre che noi eravamo là, mio cugino mi ha detto, hai visto come se l'hanno portato? Cioè quello non c'è più. Poi ho saputo perché, se no questo mio cugino sarebbe Seneca Vincenzo Tempesta, no? E si chiamavano compare con Francesco Spataro, no? Erano amici, si chiamavano compare. Questo Francesco Spataro ci ha raccontato la storia, no? Come hanno fatto, cioè quando se l'hanno portato via, come ha fatto questa persona. Cioè questa persona dice che l'hanno portato in una casa, una parte di campagna, no? L'hanno portato là, l'hanno interrogato. L'hanno interrogato, lui che ha fatto? Ci ha detto a questo Francesco Spataro, perché erano amici, questo Ginetto lo conosceva pure. Ci ha detto come ti prendo, ci facciamo i conti, no? E lui ci ha dato due calci. Come ti prendo? Come ti prendo? Ci facciamo i conti, no? Cioè, ah, ti prendo, come i ti conti. Prendo? Come ti prendo? Dice, cioè, nelle telecamere, non so. Cioè, nel frattempo questo, Spataro, ci ha dato due calci in faccia. Cioè, un uomo ha detto a mio cugino. Poi l'hanno preso, l'hanno strangolato e l'hanno messo dentro l'acido. Cioè, mio cugino mi diceva che questo acido, no? Perché io, cioè, non l'ho visto mai, c'è una persona squagliare, no? Diventare liquido. Liquido non l'ho visto mai. Solo ho visto la persona dentro il bidone, c'è con l'acido, come ci ho spiegato prima, no? C'è questa persona che lo metto dentro, mio cugino mi ha detto, mentre meno di un quarto d'ora scompariva. E poi lo buttavano per via di connotte, no? Cioè ci sono i gabinetti, sai? Cioè lo facevano e diventava liquido e si scioglieva solo e finiva. Cioè, e finiva questo, no? Cioè questo l'hanno ucciso. Poi ho saputo il fatto di Ciccio Patricola. Patricola? Ciccio Patricola. Francesco Patricola. C'è un altro che era Mosso Ciccio, no? Cioè questo era uno, cioè un capozzuolo. Uno che comandava Piazza Santa Rosa, che era la Marina, come so io, no? Come mi disse a me, mio cugino. Cioè, questo del qua, siccome faceva parte della mafia perdente, no? Cioè, noi diciamo la mafia perdente. Così mi ha detto mio cugino. Si perdente. Mio cugino, si perdente. Mio cugino mi ha detto così. Cioè, che succede? Questo del qua, no? Ci hanno detto, Angelo Beamonte e Senaga Vincenzo, ci sono andati a casa, e ci hanno detto a questo, cioè, Ciccio Particolo, di portarci a suo figlio, che ci dovevano parlare, perché suo figlio faceva parte pure della mafia perdente, di Stefano Bontà e di inserirlo, no? Ci hanno parlato, dice, portaci a tuo figlio che ci dobbiamo parlare. Cioè, il padre, inizialmente, cioè, il padre non ce lo può portare il figlio, no? A morte. Cioè, il padre dice, poi vediamo, casomai ve lo porto. Cioè, il padre ci ha detto il figlio, no? Dice, prende la roba, dice, vattene perché ti vanno a uccidere. Il figlio se n'è andato. Dopo due o tre giorni, che succede? Pigliano e uccidono questo Ciccio Patrino. Cioè mi trovo in Piazza Sant'Erasmo quando l'hanno ucciso. Cioè mio cugino mi ha detto, dice, che chi è stato Peppuccio Spataro. Cioè, e poi c'è Pedro Senapa, no? Però Pedro Senapa, cioè, mi ha detto Pedro Senapa, però Pedro Senapa non c'entra niente. Si vede che era un altro. Cioè forse mi sono confuso pure io. Cioè mio cugino mi ha detto Pedro Senapa un altro, capito? Cioè non ho capito cosa, scusa, c'è il fatto. Insomma,
E hanno ammazzato pure a questo, cioè, perché questa era, ce l'hanno ucciso via Messina Marina, che era con la 127 rossa, mentre che era fermo, no? Con suo figlio, che è uno di capelli rossi, c'è i capelli rossi suo figlio, è russo, no? Ci hanno sparato con fucile, con la scoperta, con fucile. C'era che ci hanno sparato un tiaista. E questo lo sapevo sempre tramite i miei cugini, no? Poi nel frattempo, non so se era nell'81 o l'82, sempre in quei periodi, no? Ho saputo il fatto di Fiorentino Razzi, cioè Fiorentino, io chiamavo, non lo sapevo si chiamava Razzi, Fiorentino sapevo, poi ho saputo Razzi tramite i mandati di cattura, no? Cioè questo Fiorentino si trovava, era un contrabbandiere di sigarette, no? Lavorava con le sigarette. Io che succede? E questo allora, siccome era un periodo che i sigaretti non si lavorava quasi più, no? Si lavorava con la toga. Cioè allora questo doveva campare perché aveva tante figlie, no? Eppure che questo c'aveva una barracca, cioè io dico una barracca perché posso, cioè offre italico, no? E aveva di mare e venne sotto di mare, ricci, queste cose. Cioè questo che ha fatto? Cioè come sapete, mio cugino che mi ha detto, cioè questo, cioè, quanto è scemo, mi ha detto mio cugino, quanto è scemo questo, è andato dicendo, Vicenzo Spataro, dicendoci che sigaretta purtroppo non si lavora più, la sigaretta dice non ce ne sono, se lo faceva lavorare lo faceva lavorare con la droga, perché sapeva che loro erano un giro nel droga, questo Massimo, cioè Vincenzo Spataro. Quello ci ha detto, dice, cioè, l'ha guardato, no? Perché quello c'era, cioè, un popolone che comanda questo Vincenzo Spataro, cioè lui e i suoi fratelli. Ma sai che ha fatto? Allora dice, vabbè, poi vediamo. Cioè l'ha lasciato così, no? Nella sua ignoranza, ci ha detto poi vediamo. Cioè dopo non so quanto giorni l'hanno ucciso. Cioè ho saputo che l'ha ucciso questo Francesco Spataro. Cioè, e io ho detto Pedro Sanapo, perché ce l'ho messo io Pedro Sanapo, però non c'entra Pedro Sanapo. Sarebbe un altro, che non mi ricordo come si chiama. Cioè come l'ho saputo che l'hanno ucciso a quello? Perché io mi trovavo a Bar di Santa Rasa. In quei giorni ero io, Senaga Vincenzo, Senaga Antonio e Rotolo dentro i bar. E arriva questo Peppuccio Spataro con un altro, arrivano, entrano dentro i bar, c'è un poco agitato, cioè, però sariani, si prendono quell'altro, mio cugino dice prendete qualche cosa, e hanno parlato, no, nell'angolo, dice tutto a posto. Poi ho sentito delle sirene della polizia, no, che correvano, cioè, e allora ho capito, ci sono, mio cugino, ma è successo? Io ce ne hanno ammazzato uno, dice hanno ucciso uno, poi ho saputo che hanno ucciso quello. Poi in seguito, siccome conosceva i figli di questo Fiorentino, c'erano due ragazzi, ne conosceva due, poi diceva troppo figli, tanti figli, però gli altri no. C'è uno piccolo, c'è un pezzo di 16 anni, che ho saputo poi tramite altri magistrati, sempre di Palermo, che questo ragazzo è scomparso, poi ho saputo. Cioè io però ero in galera, no? C'è questo ragazzo, no, questo piccolo di 16 anni, l'altro più grande, che non penso come si chiama. Ci è venuto da me perché mi conosceva che facevo qualche rapina, qualche furto, e ci serviva una pistola. Cioè questo mi ha detto a me, dice, sai Enzo, se mi serve qualche pistola, cioè, perché c'erano ammazzato il padre. Allora io ci ho detto, senti, ci sta, vediamo, cioè, se io certo, tu lo sai, avevo un periodo di tempo che non ce l'ho nemmeno io, vediamo se mi posso interessare. Cioè, ci ho detto, ma perché cosa ti serve? Dice, no, mi serve così, dice, mi serve, insomma, non mi ha detto più o meno perché cosa ci serviva. Cioè io ce lo vado a riferire a mio cugino. Sarebbe questo Senaga Vincenzo, ha detto Tempei. Dico, sai Enzo, questo Fiorentino mi ha detto che ci serviva una pistola. Allora mio cugino dice, tu dice, vedi, dici di starci vicino, no? Dice, casomai lo incontri la prossima volta, vedi che ti dice. Se sape qualche cosa, no? Lo fatto del suo padre. Parlasse questo, sape chi sono quelli che hanno uscito a suo padre. Cioè allora io lo vedevo e ci parlavo, no? Cioè allora che si dice? Insomma, cioè non si è fatto niente, la pistola non ce l'ho dato, non ce l'ho dato. Poi non ho saputo più niente di questo ragazzo. Di questo ragazzo. No. Poi ce ne ho fatto un po' qua, cioè poi c'è qua siamo finiti, no? Cioè ho saputo fatto questo ragazzo, così poi ho saputo che l'altro fratello, quello più piccolo, è scomparso. Ho saputo che era scomparso. Cioè poi c'è il fatto di uno, no? Cioè questa persona aveva una lambetta, una lampa, una lambetta. Questa persona aveva una lambetta
e abitava via Messina Marina, via Messina Marina questa persona. Cioè allora questa persona dice che era un ladro, c'è un ladro lungo, no? Ci rubava nei cantieri. E aveva rubato certe, ci rubava fila, tutte queste cose, no? Cioè attrezzatore del lavoro, del cantiere. Aveva toccato certi cantieri che erano sotto la protezione di Filippo Marchese. E allora dice, questo ci dobbiamo sapere se veramente questo c'entra o non c'entra, perché sospettavano di lui, no? Questo con la lambetta. Che questo andava a cogliere pure ferro, queste cose vecchie, andava a cogliere. Ci abitava nella Messina Marina. Allora noi siccome, giornalmente ci dicono, cioè io stavo sempre Piazza Sant'Erasmo, con una pistola sopra, un 38 canna corta. Cioè tutto armato noi eravamo. E noi avevamo ordine, giornalmente, di guardare, di proteggere, no? Tanino Tenerello, che sarebbe a via Messina Marina, cacciava la fabbrica, la ceramica, no? C'è cose di benetteria e via. Oliviero Giovanni, che ci ha indicato pure un luogo, ci cacciava pure la ceramica, queste cose, vende cose di benetteria, ceramica e queste cose. Cioè, tutto questo. E noi avevamo ordine di proteggere questa gente. Cioè, mentre che eravamo là, Tanino Tenerello, cioè Tanino Tenerello sapeva chi era questa persona, che abitava proprio in faccia di lui. Vabbè. Dice, questa persona abita in faccia di me. Dice, casomai, dice, posso dire che è. Dice, poi te lo faccio conoscere, chi è la persona. Cioè, ci ha fatto conoscere la persona, il mio cugino, e a Rotolo Salvatore. Hanno conosciuto chi era la persona. Una mattina, mio cugino mi ha detto, domani mattina fatti vedere qua col motore. C'era un motorino piccolo, con l'acceleratore, no? Cioè, mi trovo là, col motorino di mattina. E lui mi dice, dai, mettiamoci sopra e facciamo un giro, vediamo se lo vediamo. Dice, se lo vediamo ci spariamo. Mi ha detto lui a me, no? E io, certo, va bene, chi ce devo dire, no? Cioè, perché io non potevo dire no. Ci siamo messi sopra questo motorino e siamo fatti il giro, facendo il giro. Cioè, non l'abbiamo visto. Siamo tornati da Sant'Erasmo, Piazza Sant'Erasmo, nel frattempo viene il Rotolo Salvatore. Rispondo a mio cugino, mi dice, va bene, dice, vattene, ci penso io al Rotolo, dice, per quello, no? Cioè, se ne vanno tutte e due. Insomma, se ne vanno tutte e due, mentre che vanno, ci si mettono là. Cioè, poi questo episodio, poi me l'ha raccontato mio cugino. Mentre che si mettono là, vedono questo con la lampetta. Esce, no? E spende la via Sciaffara, no? Cioè, non ci pensa, c'è sempre una via Messina Marina, però, ci ha indicato là. Sì, questa via di qua, no? Non attraversa di qua. Poi mio cugino si fa dire il caso che questo lo conosceva. O erano in galera insieme, oppure lo conosceva che era stato in galera, oppure lo conosceva così, insomma lo conosceva. E lo chiama, l'ha chiamato con nome, no? Questo si è fermato con la lampetta. Poi sono usciti i pistoli e mi sono sparato. Cioè quello ha visto che mi c'era i pistoli, se voleva dare aiuto, purtroppo ci hanno sparato subito e l'hanno ucciso. Uccidendo questa persona. Cioè questa persona era morta, no? Ci hanno sparato. Cioè ma la polizia non è che se ne è accorto subito. Cioè dopo un'ora, abbiamo sentito, perché poi loro sono scesi, no? A Piazza Sant'Erasmo e mi hanno dato tutto a posto. Mi hanno dato i pistoli a me e mi hanno detto, ci vanno a mettere dentro. Cioè dentro la casa, perché erano pistole che avevano fatto l'omicidio e scontavano, no? Cioè ho preso queste pistole e l'ho portato in casa, no? Sempre nella casa a Piazza Sant'Erasmo. Cioè nel frattempo mio cugino che fa? Mi dice a me, dice, ma è strano, dice, come mai, dice, non si sente ministeriano, dice, della polizia. Dice, abbiamo ucciso a quello. Poi non botto dopo un'ora loro così, che eravamo lì a Piazza Sant'Erasmo, questa santa ministeriana, no? La polizia che saliva, verso via Messina Marina, dice, hai visto? Cioè, all'indomani, cioè, non so se questo l'ho detto oppure no, cioè, insomma, all'indomani poi siamo stati a mangiare nell'angasciata, che poi si chiama questo Mimmo si chiama. Cioè, mentre che mangiavamo nell'angasciata, c'eravamo io, lui, bene, questo Tanino Tagliavia, cioè, voglio dire, Tanino Tenerello con un'altra persona. Siccome questo Tanino Tenerello, no? Ci faceva la ceramica e questa cosa. Scommetteva pure che la ceramica. Questo era un cliente suo, capito? Ci sono venuti a mangiare là. E abbiamo mangiato insieme. C'è questo Gioacchino, questo Tanino, no? Diceva sempre Tanino, dice. Ci siamo il mio cugino, dice, coinarure. Cioè, coinarure significa uomo di azione, no? Cioè, coinarure, cioè, che è capace di fare le cose, no? Ci diceva lui a mio cugino, perché lui sapeva già che avevano fatto quell'omicidio, che lui ci ha detto chi era, no? La persona. Li abbiamo mangiato e finito così, no? Cioè poi
Cioè, come ci ho detto, forse non ci ho detto prima, ci ho fatto di rissuto, cioè voglio dire, il fatto di dell'Ovesto Girone, l'Ovesto Maurizio, l'Ovesto Maurizio, no, l'Ovesto Maurizio e Fallocca, no? Questo l'Ovesto Maurizio e Fallocca, cioè come ho saputo che sono scomparsi tutte queste cose, ho saputo tramite mio cugino, che mio cugino mi aveva detto che dovevano morire, pure perché, vabbè, che ho sbaglio che aveva fatto con me, cioè le rapine che aveva fatto con me questo Lopez, pure ho fatto l'Utreno che avevano fatto dei Figarazzi, l'Utreno, no? C'era la rapina al treno postale, no? Il treno che trasportava i soldi, 660, 680 milioni. Cioè, che succede allora? Cioè, lui mi ha spiegato, dice, queste devono scomparire. Cioè, allora ci ha dato appuntamento a Barre Calefornia. A Barre Calefornia è via Scaffa, una cosa così. Cioè, c'era un appuntamento là, però questo ragazzo, che sarebbe questo Lopiasso, ce l'ha detto a sua madre, perché lui a tutte cose ci riferiva a sua madre, vabbè? Cioè ci ha detto, dice, senti mamma, siccome io devo andare all'appuntamento con Tempesta, c'è un appuntamento con Tempesta, cioè, se non mi vede bene potrebbe essere successo qualche cosa, penso c'era per dire così, perché allora, infatti noi, cioè i miei cugini avevano paura, perché questo ogni cosa ci contava a sua madre, capito? Cioè che succede? Questo, ora siccome aveva appuntamento solo con lui, perché? Se credono che questi avevano fatto la rapina all'Ucciano, e allora si avevano fatto subito di macchine, quello si aveva comprato BMW, il De Marco si aveva comprato pure BMW, ci avevano fatto delle macchine, no? Macchine cilindrate. Parli più, se parla più lentamente, è un po' più forte, come il BMW, cerchi di scandire le parole. Un po' più lento e più forte. Cioè, più lento e più forte. Insomma, ogni tanto si riposa. Sì. Eventualmente lei si può anche riposare, non è detto che, ma l'importante è che scandisca le parole in maniera che tutti possiamo capire quello che lei dice. E lo so, purtroppo cioè, sono qua, voglio dire cose come stanno, allora sape, cioè, insomma, queste avevano fatto delle macchine dopo 10 giorni che avevano fatto la rapina, no? Di questo treno, cioè subito detto non all'occhio, cioè subito hanno fatto capire che erano loro che hanno fatto la rapina, e perché già lo sapevano loro, i mafiosi lo sapevano. Cioè che succede? Se non avessero fatto questa rapina, allora questo Lopiasso si atteggiava un poco, no? Se avevano fatto una macchina grande, si atteggiava. Mio cugino l'ha chiamato, sente, siccome ci fanno una rapina, dice, un rappresentante di Gioelle, c'è uno che questo viene per esempio con l'aereo a Punta Razza, no? Scende con l'aereo a Punta Razza, poi per esempio questo c'ave una valigia, una borsa 24 ore, una borsa piena di oro, no? Ci trova a farlo, cioè ci trova a fare questo lavoro, c'era questa rapina. Lui ci ha detto sì, e allora dice domani ti fai trovare all'appuntamento Barre Calefornia, così ti porto io, ma quello che più o meno ti può dare più chiaramente, no? C'è il basante, un basista, no? E lui dice va bene, allora domani c'è un appuntamento. Allora se per dire il caso che questo lo vedo, che ha fatto? Si è portato a Giovanni Fallocca, insomma, si è portato a Giovanni. Perché quello era un compagno suo del lavoro, vogliono i rapini insieme, dice vai bene pure tu, così tu ascolti pure, ci ascolti pure che cosa ci dice questo basante. Insomma se lo portano là. Ci lascerà qua, dice stare con noi. Dice va bene, sono saliti insieme. Mentre che camminavano per andare, poi ci ha detto di andare in questo basante, no? Mentre che camminavano, pensiamo là, questo Lopiasso, che ha visto che hanno preso di una strada troppo male, no? Cioè, mentre la campagna, no? Dice, ci ha detto, dice, a mio cugino Tempesta. Dice, ma dove mi stai portando? Dice, ma non tagliamo, dice, mi stai portando, dice, a qualche malasiano. Cioè, malasiano, dice, qualche casa, magazzino, no? E il cugino risponde questo Tempesta, ci dice a suo fratello, ferma la macchina subito. Dice, dai, scendi, dice, no? Scendi dalla macchina. Dice, vattene. Se tu pensi male, dice, da com'è che te ne vai? Dice, ma ragazzo, dice, no, ma io ho detto così. Dice, sai, dice, ho detto così, sto scherzando, dice. Vabbè. Allora, dice, allora, dice, non le dire più queste cose. Se tu pensi che noi le stiamo portando in un magazzino per farti la pelle, dice, com'è che dice, non viene. Questo, insomma, si è convinto. Sono partito. Sono arrivato in un magazzino che poi ci ha indicato. Che era una fabbrica di marone, no? Loro fanno i marone. Ci portano lì dentro, cioè come entrano? L'hanno incontrato, no? Gli uomini di Filippo Mecchese c'erano là, che mi hanno detto mio cugino.
Infatti mio cugino questo Antonio mi ha detto emergenza, quando siamo entrati lì dentro, ci hanno puntato tutti i fucili, il fucile, le pistole, no? Ci abbiamo messo paura, adesso non facciamo che se la prendono pure con noi. Cioè poi mio cugino, c'era qualcuno che lo conosceva, va bene, dice non c'è niente. Le portano dentro, mi legano piede e mano, questo mi ha raccontato tutto Senacantone, Senacavincente, mi legano mano e piede, cioè quello piccolo, cioè quello grande piangeva, no? Quello fallocca piangeva, mi dice. Cioè era quello piccolo, cioè, così tranquillo. Cioè nel frattempo Filippo Marchese ci fa delle domande che si sentivano riferire. La rapina che ho detto io ieri, quello fatto di Dobbato di Vincenzo Caruso, che ci fece mio fratello, e l'assalto in casa che ci abbiamo fatto è zia di Macaluso, la Qualma, no? Nino Macaluso. Cioè tu mi devi dire chi sono quelli che hanno fatto la rapina insieme con te. Dice a questo c'è il fratello di Vincenzo Caruso e più a zia di Macaluso. Cioè quello che ha fatto. Ha detto, cioè a me non mi ha fatto un nome. Perché lui, come noi ci riconosciamo da bambini, cioè non ci ha detto che sono io, questo me l'ha detto Senacantone. Ha detto, dice, c'ero io e lui, riferendosi a Senacantone che era pure presente là. Cioè allora lui non ci dice, non ci ha detto niente, io passavano preso e l'hanno spangolato a questo, quando ha parlato. Cioè poi ci ha detto fatto tutto il treno, no? Ci ha fatto del treno, ci ha spiegato tutto del treno, no? Chi erano e chi non erano. C'è pure che questo nome di De Marco ha fatto tutto. E cioè doveva morire pure questo De Marco. Ci ha fatto tutti il nome di certe persone. E poi sono morti tutti, infatti. Qualcuno si è salvato di queste persone. Prendo e lo stangono a questo. Cioè a questo lo stangono proprio i ravanzi a quella persona. Cioè quella persona sarebbe fallocca, no? L'altro che era regato. Cioè quello piangeva, diceva che ci faccio la fine che sta facendo lui. Cioè lui è morto subito. Lui non poteva morire, cioè era dura a morire, mi ha contato mio cugino. Perché lui era piccolo, era manuto, no? Cioè snello, no? E lui era duro, io non poteva morire. Poi dice, è morto, no? L'altro piangeva, allora ci facevano coraggio, dicendoci non ti preoccupare che te ne vai a casa, te ne facciamo andare a casa, ci hanno detto. E l'hanno strangolato pure, quello è morto subito. Poi dice, non hanno spogliato nudi e l'hanno messo dentro l'acido. E infatti l'hanno messo dentro l'acido, siccome questo, lo piazzo, c'è un orologio di metallo d'oro. Di metallo d'oro, però lui ci pareva che era d'oro a Senaca Vincenzo. C'è loro che hanno fatto, come hanno buttato questo bidone con l'acido, no? Ha preso questo orologio, pensando che era oro. Che quando sono ridicolo, perché loro pensano solo i soldi, capito? Ci ha preso questo orologio. E poi lui mi ha detto a me, dice, non era di oro, era di metallo oro, motorro. Cioè, è fine pure questo, però. La madre lo sapeva, il padre, si chiama Penello ci dice, Giuseppe Penello, insomma. Il padre lavora alla vasella, il padre di questo Lopiazzo, che scopa le strade, no? Una volta ci trovavamo a Piazza Sant'Arasimo, sì, aveva scomparso suo figlio, ci trovavamo a Piazza Sant'Arasimo, e allora è venuto questo il padre di questo Lopiazzo, è venuto là a Piazza Sant'Arasimo. Era perché questo è un tipo pure che beve, no? Cioè beve molto vino, sempre acqua, quando beve non sa quello che dice. E lì c'eravamo io, Senaca Vincenzo, Senaca Antonio, Rotolo Salvatore e Cosimo Raccuglia, detto la mosca, ci c'era la mosca. Mentre che eravamo là, viene questo e si attacca con Cosimo Raccuglia, dicendo, cioè perché sono, non so se sono cugine, non so se sono cugine. Dice Cosimo, tu dice, me deve portare a mio figlio. Me deve dare a mio figlio, ci ha detto, no, me deve dare a mio figlio. Cioè quello dice, ma che stai dicendo? Ci siamo fatti a casa, che scemo. Nel frattempo è venuto suo figlio, quello grande, no? Dice, sarebbe. Questo si chiama? L'ho messo Girolamo, io ho detto di Girolamo forse. Cioè, però si chiama Girolamo. C'è venuto questo Girolamo. E ha preso a suo padre, non l'ha preso per il braccio, cammina a casa, che cosa stai dicendo? Cioè non lo dire più quello che dice. E lei se l'ha portato via, no? Bene, però loro lo sapevano. Sì, sapevano che erano stati i cugini, queste Senaca Vincenzo e Senaca Antonio, che erano appuntamento. Infatti il figlio ha trovato la macchina via, cioè, a Bate California, no? Sarebbe l'altro figlio, che si chiama Silvio. Si chiama Lovesto Silvio, noi chiamiamo Silvio. Insomma, dai, ci è finito così, no?
Cioè la madre lo sapeva però, che sono state loro, sospettava di loro. Infatti la madre è andata pure a casa sua, nella casa di mio cugino, questo se ne è Vincenzo, detto da un paese, e ha parlato con la madre, dicendo che voleva a suo figlio. E lei dice, ma che sta dicendo? Insomma, poi mio cugino mi ha detto, dice, sai che facciamo? Dice, vedo di parlare con Filippo Mecchese, casomai c'è questo, dice, lo facciamo scomparire pure, sarebbe il padre. E ci disse, ma lascia perdere, ci disse, che cosa fai scomparire? Perché loro facevano la vasella, no? Scopava la strada, la via Messina, cioè, tutto fuori Italico, no? Piazza Sant'Erasmo, fuori Italico. Dice, mentre che loro scopa, dice, passiamo, lui mi aveva detto così, no? Ce lo prendiamo, mettiamo dentro un frigone e ce lo portiamo. E lo facciamo scomparire, mi aveva detto. Poi cioè, non si è fatto più niente di questo qua. Ma io ho parlato di diverse rapine. Sì, sì, cioè, infatti stavo pensando se c'era qualche altro omicidio da parlare. Cioè io ce l'ho parlato, c'è il fatto, quando mi hanno arrestato a me, giusto? Cioè ora ci spiego meglio, perché forse ieri non ce l'ho spiegato meglio. Quando mi hanno arrestato a me con l'omicidio di Diego Fata, quella mattina, era di mattina, verso le 11 così, cioè mentre che io mi trovavo a Piazza Santa Rosa, io, Sinaga Vincenzo, Senaga Antonio, è venuto il Rotolo Salvatore, con la macchina, con la 126 forse. Ci è arrivato questo, nel frattempo là c'era Angelo Biamonte, e io ho detto che c'era pure Petro Sanapa, invece che era un'altra persona, che c'era là a Piazza Santa Rosa, non sono confuso. Cioè, arriva questo, e ci dice questo Angelo Biamonte, dice tutto a posto. Cioè, tutto a posto di che cosa? Io ci ha detto tutto a posto, io non ho capito più o meno di che cosa si trattava. Poi mio cugino me l'ha detto, no? Che questo Rotolo, in questa mattina, quella mattina, cioè, la data me la ricordo, del 1982, 11 agosto, quando mi hanno arrestato a me, di quella mattina, avevo ucciso un penalista, cioè un dottore avevo ucciso. Un dottore, poi ho saputo che era, tramite il dottore, cioè, i magistrati che mi hanno interrogato, che era un dottore Paolo Giaccone, insomma così. Cioè lui aveva fatto questo omicidio di mattina, no? Dice tutto a posto. Allora Angelo Piemonte ci ha detto a lui, vabbè, dice fatto dice a cambiare, ci ha detto, a Rotolo, no? E Rotolo se n'è andato. E mi mandano sarebbe Filippo Mecchese e Angelo Piemonte, di questo Paolo Giaccone. Dice Filippo Mecchese e Angelo Piemonte. L'hanno ucciso, ci spiego pure il motivo perché l'hanno ucciso, no? Cioè questo dottore l'hanno ucciso, siccome poi l'ho saputo tramite, mentre che era a Luciardone, no? Insieme ai miei cugini. Che perché mio cugino mi ha detto perché com'è che è stato ucciso questo dottore. Questo dottore l'hanno ucciso siccome Pippo Mecchese, sarebbe il mio padre di Filippo Mecchese, e sarebbe il fratello di Nino Mecchese, poi il padre, insomma, l'altro non mi ricordo. L'hanno ucciso perché aveva fatto dei. Siccome questo Pippo Mecchese era. Cioè, avevano fatto una strage, avevano ammassato. Non penso se sarebbe l'abbato o la bagheria, non paese. Cioè lo paese, ripeto, non lo so. Hanno ammassato delle persone. Allora questo dottore ci aveva trovato i suoi impronti in queste delitte, no? In questa strage. E allora ci aveva trovato queste prove, no? Queste impronte vigilanti. E cioè, consumato, cioè, quelle prime chiese di questo ci ha consumato, diciamo, mio nipote, vedete? E l'hanno ucciso per questo motivo, perché non volevano che lui faceva apparire questa impronta di Pippo Mecchese, e l'hanno ucciso, per questo l'hanno ucciso allora, cioè questo mi ha detto mio cugino, perché ci ha fatto apparire le impronte digitali della strage che hanno fatto, hanno ammazzato 3-4 persone, però non so chi sono, non paese. Cioè a me, quando mi hanno arrestato a me, cioè che mi hanno arrestato nell'81, cioè nell'82, 1982, 11 agosto, quando resta. Come ci arrestano, ci portano alla costura centrale, ci portano là. E allora, come ci portano là, io, essendo che in galera non ci sono stato mai, ci sono stato solo una volta, mentre che ero nel cielo, avevo 18 anni, no? Per un furto, un tentato furto, tempo fa. Mi ho fatto 3 mesi in scivo, poi un'altra volta nell'80, cioè ci avevano preso a me, Senaga Antonio, e un'altra si chiama Tagliavia, figlio di Pietro Tagliavia, cioè
ci sospettavano di un furto, però abbiamo fatto 25 giorni e ci hanno buttato pure fuori, perché io ancora non c'ero passato mai, non sapevo, c'era assolutamente incensurato. Ci portano alla costura, come arriviamo alla costura, mio cugino questo se ne capì incenso, si butta a terra e mi andò a parlare quel pavimento, no? Ci faceva segni, cioè io insomma, cioè non ho capito perché ha fatto quelle segni, vedi? Cioè allora che ho fatto? Cioè a me mi cioè poi l'hanno interrogato, cioè ci hanno fatto impronto, voglio dire, impronto digitale, no? Cioè poi ci hanno portato in camera di sicurezza, poi hanno preso a me, hanno portato sopra, mi hanno interrogato, cioè io ho detto che stavamo andando a pescare, c'eravamo la barca a Porta Carbone, no? Cioè a Porta Carbone, cioè abbiamo la barca là e dovevamo andare a pescare, ok? Cioè poi come siamo arrivati allo Ciardone, mentre cioè, tutti e due fratelli, mentre che eravamo, diciamo, lo Ciardone ci dice per esempio i Cielo, no? Come arrivavamo, ci portano, noi diciamo canele. Un canele sarebbe, ci appoggiano tutti i detenuti, quando arrivano li mettono là, perché poi visano, no? Cioè ci spogliano e ci visano, se abbiamo dei segni. Cioè mentre che ci mettono là, vedo tutti e due fratelli che fanno casino, cioè rompono tutto, capito? Cioè vogliamo i pazzi. Cioè io, siccome a fare un pazzo non è cosa mia, ma che cosa stanno facendo? Ma. Cioè poi ne prendono e portano i CL, cioè a me lo portano al secondo piano o al primo piano, a una sessione. Ci mettono uno, c'è uno sopannato, cioè loro c'è otto divise, no? E i CL isolamento, isolato. Mentre che allora poi mi portano, cioè, mi portano il caffè, cioè, c'erano le mafiose, mi portano il caffè e via. Cioè queste persone mi portano il caffè, sarebbe Tenerello Giuseppe. Poi c'era Francesco Spataro, cioè c'era pure l'Auricello Antonino, però l'Auricello Antonino cioè a me non mi risulta che è mafioso, cioè ci ho detto che non è mafioso, solo che era amico così, no, di mafioso. Cioè era insieme in cella con questo Francesco Spataro, che io chiamo Peppuccio, no? Ci hanno portato un caffè, qualcosa così, no? Dice, hai bisogno di qualche cosa, non ti preoccupare. Cioè, poi nel frattempo all'indomani mi esce nel giornale, e se sapete, cioè, nel giornale c'era scritto come che ne, cioè, ci hanno preso, no? E siccome io, parlando con lei, quando cioè, ho sparato, cioè, non l'ho preso nemmeno a questa persona. E poi io la pistola, cioè, mi sentavo, cioè, paura, no? Cioè, mi sentavo dentro di me tutto paura, cioè, avevo paura. La pistola l'ho messo nel seggiolino, non è che l'hanno messo super, capito? C'è la paura, c'è l'emozione, perché non avevo fatto mai queste cose, sparare a una persona, cioè, non avevo sparato mai. E cioè, quando sono, cioè, perché poi l'ho detto, ma sei scemo, mi ha detto mio cugino. Perché poi quando eravamo insieme allo Ciardone, dicevo, tu ci hai lasciato la pistola sopra la macchina e quella è una prova. Cioè, ci hai dato la conferma che siamo noi gli assassini di quel ragazzo. Perché se tu la pistola la buttavi fuori dalla macchina, dice quello facevano in modo di non fare apparire impronte vegetali, capito? E cioè, e l'avevano già con me, no? Mi avevano rimproverato per questo fatto. Cioè io ci sto, senti, io ci sto, sapete che mi sono conosciuto, cioè, non ci ho fatto caso. Se l'avevo messo di sopra, forse mi è caduto, ci sono nel seggiolino, mi è caduto, ci sono, non lo so. Io ci prendo, mentre che eravamo là, cioè una volta che hanno saputo sto fatto nel giornale, come erano fatti i cosi. Cioè anzi io, voglio precisare, no? Mentre che ero in costura, io sapevo, perché loro mi sono detto, casomai prende l'avvocato Caracani, Antonino Caracani. E io subito là, mentre che era in costruzione, dice che sto difensore, dice l'avvocato, io subito ho fatto l'avvocato Caracani. Perché ho fatto l'avvocato Caracani? Prima volte perché era un mafioso, faceva parte di noi, no? Di Filippo Mecchese. E poi disse, prendo a lui così, me lo pagano loro, ci pensano loro, no? Perché io senza soldi non ce n'ho, non c'era la possibilità. Dice poi, pensando che faceva parte di loro, e allora disse, prendo questo avvocato. E ho preso l'avvocato Caracani. Cioè allora queste che fanno, come se andava la notizia nel giornale, sempre di mattina, vengono in cella e mi dicono, questo Peppuccio Spataro, dice, sente qua, e dice, ora, dice, no, aspetta la notizia dell'avvocato, vediamo che cosa ne manda a dice e che cosa dovete fare, perché ancora non si sa per qua. Dice, se dovete fare di matto oppure no, dice, oppure dici, perché, dice, non so, cioè non si sa per preciso. Insomma, aspetta la notizia, l'avvocato ci manda a dice, tramite una persona, non so, qualcuno che ha fatto colloqui insieme, va bene? Perché l'avvocato ci aveva attivato pure i clienti mafiosi dentro il Ciardone. Cioè, e ci rimane a dice di fare, che noi dovevamo fare i pazzi, tutti e tre i matti. Perché? Perché ne volevano fare un processo diretto, cioè un processo direttissimo, perché ormai c'erano tutte le prove, no? Ne avevano preso sopra il fatto, cioè, i pistoli ancora caldi, cioè, c'erano le prove.
ci dovevano per essere detto, prendemi 30 anni all'incasso. E ci dice, siamo consumati. Consumare significa, cioè, piazza, no, ci siamo rovinati la vita in galera. E allora l'unica via, dice, dovete fare i matti. Dice, i matti, facendo i passi, dice, qualcuno di tre, dice, parlasse che ce la fa. Sennò che poi, per esempio, facendo i matti tutti e tre, no? Ammettiamo che uno ce la faceva, lo facevano malato di mente. Poi noi, per esempio, accusavamo quello che era malato di mente. Pertanto quello è malato, no? Io potevo dire, sì, l'ho sparato, però la pistola... Cioè, ha sparato lui e mi ha dato la pistola a mano a me. Cioè, io avevo la paura e ho preso la pistola a mano. Cioè, loro volevano... Non volevano fare diventare matto. Allora mi dicono a me, dice, devo fare un matto. Ora, come io, matto, cioè, il passo non lo so fare. Cioè, come si fa il passo? Certo, perché io non so, cioè, non so come devo fare, non so come devo comportare. Questo Francesco Peppuccio sparato mi dice. E infatti lui mi chiamava a me pure in Delì. Dice, in Delì, dice, tu, dice, basta che dici che devi andare a pescare. Cioè, a pescare canenza, no? Cioè, devi vedere solo questo, devo girare a pescare e basta. Cioè, allora io adesso, allora facile, no? Dice, dico vado a pescare e me l'hanno poi scioglimento, no? Mi fanno malato di mente, buono. Cioè, prendo 10 anni, sparegna, cioè, invece prendo 30 anni, prendo 10. Insomma, questo mi dice così. E io faccio come dico, dice, poi decidiamo il via noi, quando deve fare un matto. Nel frattempo avvisano o tempesta sopra, via. Prima comincia la tempesta, rompe tutto, no? Nella cella. Poi l'altro, non so se stava bucendo la cella, ha fatto pure, ha rotto pure tutto. Sarebbe Antonio, se ne cantò. E poi io, cioè, piglio un po' brando, faccio, ecco buce, no? Grido dicendo che voleva andare a pescare. Cioè, quello gridava voleva la mamma, se ne cantò. E l'altro voleva la barca, se ne Vincenzo voleva la barca, voleva andare a pescare. Cioè, allora ci prendono tutti e tre e ci portano i letti vigilanti, si richiede i letti vigilanti. C'è la quarta sezione, pian terreno, no? Ci portano là e ci legano, tutti e tre. Ci legano, allora subito i mafiosi, c'è Francesco Madonia, Giuseppe Madonia, i fratelli Madonia, no? C'era pure il padre. E poi c'era Bonanno Armando, perché non lo conoscevo come Bonanno Armando, me l'ha detto mia cugina, si chiama Bonanno Armando. E Puccio Vincenzo, non sapeva si chiama Vincenzo, Puccio Vincenzo, me l'ha detto mia cugina, si chiama Puccio Vincenzo. Queste persone che conosco, io non le conosco, l'ho conosciuto nel carcere, queste sono che appartengono a noi, fanno parte della mafia vincente. Giovanni Bontà, questo Giovanni Bontà io non lo conosco, cioè non lo conoscevo, però lo conosco perché l'ho conosciuto allo Chardone. Se a me come morisse, cioè mio cugino se ne era vincente, se lui non mi diceva queste cose ne sapeva, e cioè, una certa qua non mi ci mettevo, vabbè. Cioè non mi ha detto di dicere. Basta dice, tutte queste qua sono tutte come loro, ci appartengono a noi, mi disse. C'è un uomo del tuo mondo, ci appartengono a noi. Allora, la mafia vincente. Cioè, questi vengono, dice, ora dice, vi raccomando, vedi che in questi giorni vengono i magistrati. Noi abbiamo saputo tramite l'avvocato Caracà che deve venire, devono venire i magistrati. Come arrivano, lo facciamo sapere prima. Così poi, dice, facete quello che dovete fare. Cioè, noi, lì dentro, non è che facciamo tutti i giorni i matti, dentro gli atti. Noi eravamo tranquilli, là. Si può dire legati, ma non eravamo legati, nemmeno legati. Finta legato, capito? Che un brigatiere là, cioè siccome là, in quei... si vede che loro avevano in mano là, pure il brigatiere, no? Non è che qua, guarda non c'entra niente là, quello, lì quello che c'entra c'entrano i brigatieri. E sono due brigatieri, che sono due fratelli. Io ce l'ho detto, come c'è stato quando ho parlato, però c'è sì, il nome non, cioè, non mi ricordavo. Poi ora ho saputo il nome, ce l'ho saputo tramite Coniglio Salvatore, il pentito, che era Mattisse insieme. Sono i fratelli di Noro. Fratello di Noro, ma non è che sono mafiosi, però erano buoni rapporti con i mafiosi. Perciò i mafiosi quando ci dicevano una cosa, loro subito ci aprivano i cieli, facevano tutto che volevano, capito? Cioè io mentre ero legato, che ero legato là, cioè prima eravamo legati a divisi, sarebbe io e se ne cantavamo insieme, se ne cominciavamo in un'altra stanza con altri detenuti legati. Mentre eravamo legati abbiamo saputo che doveva venire c'è un magistrato a interrogarci. Dice, vedi che doveva venire un magistrato. Cioè, mo l'ho che due o tre volte, non mi ricordo bene, due o tre volte. Però non mi ricordo bene, se erano due o tre volte. Cioè, sono venuti. Cioè, mi ricordo di preciso, no? Quando sono venuti, che poi a me, mi hanno messo, a me se ne cantono, mi hanno messo insieme con Sinaga e Vincenzo. Tutti e tre insieme eravamo legati. Cioè, mentre eravamo là legati tutti e tre, sono venuti i magistrati. Penso che... Ho visto pure l'avvocato Caracane, che l'avvocato Caracane era fuori nel corridoio.
Infatti, come sono arrivati? Ci hanno abbassato. Questo Giovanni Bontà ha abbassato Giuseppe Maronia. Giuseppe Maronia li venne abbassato. Ci vedi che stanno arrivando l'avvocato, perché loro ci dicevano o venivano direttamente nella sessione, nella questa sessione, oppure ci dicevano dalla finestra, perché la finestra spuntava, cioè, nel passeggio, no? Allora andavano a passeggio e ci potevano dire bene. Dice, fatevi trovare nudi, come vengono i magistrati. Nudi, mi hanno detto. No? Cioè, questo è troppo male, capito? Cioè, queste cose non vengono mai. Cioè, così mi hanno detto, no? Insomma, sono arrivati i magistrati e c'erano pure due donne. Cioè, e noi ci facciamo i matti, perché quando venivano andavano a fare i matti, no? Cioè, allora quello sempre la stessa cosa, no? Quello diceva, voglio la barca, quello voleva la mamma, io dicevo, volevo andare a pescare, c'erano tutte nude, no? Là. Cioè, quelle donne, come hanno visto che erano nude, sono scappate fuori perché c'è una cosa male, capito? E fai. Sono andate via, no? Poi, come sono andate via, cioè, non ci sono messo a ridere, no? Cioè, non mi sono a ridere. Cioè, hai visto come hanno scappato? Dice, c'erano pure le donne, no? Cioè, il mafioso dice tutto a posto, dice, pensate con portano, gli avevo fatto bene. Poi ci hanno portato a mangiare, no? Insomma, che eravamo là, nel frattempo che succede? Risponde questo Sinaga Antonio e ci dice a suo fratello, perché era preoccupato questo Sinaga Antonio, perché? Se no, cioè, era un ragazzo, perché lui era sposino, no? L'allora sposato, c'aveva un bambino, no? Prima ne aveva uno, poi sua moglie ha comprato un altro bambino, e in quel giorno che sua moglie ha comprato un bambino, poi allora hanno arrestato, capito? Cioè, suo figlio l'ha visto proprio piccolo, mentre che era nato. E c'è suo fratello, questo piccolo, ci diceva il grande, a Sinaga Vincenzo, Antonio ci diceva Vincenzo. Dice, ma hai consumato, dice, la vita, ci diceva. Dice, per colpa tua, dice, mi trovo qua. Dice, la mafia vincente. Dice, facciamo parte della mafia vincente, non ci preoccupare. Dice, non ti preoccupare che c'è un suo Michele. Ora io, non è che io ci ho detto chi è questo suo Michele, mio cugino. Io solo sentavo un suo Michele. Non ti preoccupare, ci diceva Vincenzo, ci diceva Antonio. Che ci pensa il suo Michele? Questo Michele, cioè io non sapevo chi è questo Michele. Cioè, ecco, fino a qua ci siamo. Allora io ci ho detto, ci sto, ma io che cosa devo fare? Cioè, a me mi hanno detto di fare un matto, cioè di fare il pazzo. Ma io a fare un pazzo non è cosa mia, come me devo comportare, che cosa devo dire? Io niente, tu devi dire che gli a pescare, come lo portano a mano, come? Vede i matti, cioè vede i pazzi, no? Ci cammina dietro e ti impari quello che dicono quelle, cioè quello che dicevo passo deve vedere pure tu. Cioè io dico, va bene, ci calavati. Cioè, ma tu che pensi come ne finisci? Ci ho detto, cioè, come pensi che ci finisci? Ci aiutano oppure no? Risponde un piccolo, questo Antonio, mi dice, ma tu dici non hai da arrivare. Cioè io non ho da arrivare, che sì? Cioè che io non sono nessuno, capito? Ci ha fatto capire lui, tu non hai da arrivare, perché dice, tu non sei nessuno. Dice, noi siamo mafiosi, no? Siamo modo onore, abbiamo fatto giuramento e siamo modo onore. Perciò tu non sei proprio nessuno. Cioè io ero a mano valanza, a me mi tenevano per bisogno, ma non avevo più bisogno, me lo avevano Romeo. E cioè, lei me l'ha fatto capire chiaro. Allora, mentre ero là, che ho fatto? Ho fatto dei sbagli, perché io ci ho detto là. Ho fatto dei sbagli? Dei sbagli, nel rifonte di loro. Nel rifonte di Sinaga Vincenzo e Sinaga Antonio, perché io ci ho detto. Ah, è bello, siamo una parentela, cioè, si può dire amici, cugino, no? Cugina Laghi, però. Ci sono, allora c'è se qua, quando andiamo fuori che fa? Cioè, poi a me voleva uccidere, ci ho detto io. Cioè, questa cosa non si dice. C'è una persona intelligente che mi dice queste cose, capito? Cioè, e ci ha detto, dice, allora quando andiamo a fare che fa? Poi a me mi voleva uccidere. Dice, rispondo piccolo, dice, hai visto, dice, quanto è malvagio? Dice, pensa in male, ci dice a suo fratello. Ci sono i cantoni, ci dice a suo fratello. Ci sono, perché c'è se io, c'è quando voi mi avevate detto, perché loro a me mi volevano uccidere, sapete qua? Dice, se doveva fare un rappresentante di Gioele. E allora mi hanno detto, Enzo, domani mattina fatti trovare qua con una pistola. Ce l'hai una pistola, ti fa trovare a Piazza Santa Rosa, che dobbiamo fare questo rappresentante, così viene pure tu, ci arrabbina sul rappresentante di Gioella, no? E qua guadagni pure un po' di soldi tu. Cioè allora io ce l'ho andato, però la pistola non ce l'avevo, la pistola non ce l'ho, vedete, sono qua. Cioè dice, un momento che vado a telefonare, quello un rotolo, un rotolo sabatone, andate a telefonare a Filippo Mecchese, capì? Perché lui mi ha detto che dovevo telefonare a quello che ci dava a base di questo rappresentante, il basista, no? Invece non era basista, era Filippo Mecchese. Per dirci, no, lo possiamo portare a Sinaga, cioè un delirio, lo possiamo portare. Cioè quello, sapete, che non l'ho trovato.
Dice, senti, dice, non c'è, l'abbiamo rimpiato. Cioè poi loro, mio cugino si è preso la responsabilità, questo se ne era Vincenzo, e mi ha salvato la vita, no? Cioè io ci ho detto così, certo, loro me fuori, mi voleva uccidere. Cioè si è rimasto male, no? Quello piccolo dice, hai visto quanto è mio baggio? Dice, pensa senti un male. Cioè ci sta, no, ci sarà, non ci fare caso, io ho detto così, il momento di nervi, ci ho detto. Cioè, è finito. Cioè allora mentre eravamo là, poi dopo una parecchia giorni ci hanno detto, sempre Giovanni Bontà, mi hanno dato a dire di un altro, che sarebbe, come si chiama, Pucci, Vincenzo e cosa, Madonna Giuseppe. Sono venuto e mi hanno detto, vedi, dice che in questi giorni è andato a Manicone. Abbiamo saputo che dovevamo andare a Manicone. E così io sono partito prima io, per andare a Manicone, no? E sono andato a Napoli, a Manicome di Sant'Efano. Manicome di Sant'Efano, arrivo là, cioè però, prima di partire per Manicome, mi hanno detto, dice, come arriva a Manicome di Sant'Efano, troverai, dice, una persona, mi hanno detto il nome, non mi ricordo il nome, c'era un siciliano, che si trovava già questo, a Manicome di Sant'Efano. E già c'è questo qua, dopo 5 anni, che aveva fatto, che simulava la pazzia, no? L'hanno fatto malato di mente dopo 5 anni. E ci ho ottenuto per scioglimento, per omicidio questo era. Cioè questo mi hanno detto, cioè, come arriva là, ti devi incontrare con questa persona. Dice, deve vedere il modo di parlare con questa persona e ci dice. Tu l'importante è che basta ci dice, amici degli amici, cioè lui ti capisce. Lui capisce tutto, no? Cioè io arrivo là, allora io se mi metto in una cella chiusa, a Manicome, una cella solo. Non mi potevo fidare di nessuno perché non conosceva nessuno, come faccio a conoscere questo? E a chi ci posso dire, per esempio, di chiamarmi questa persona che era un siciliano, che non mi ricordo il nome? Nel frattempo che ero là, incontro Nino Belliaci. Cioè, non so se l'ho fatto presente questo, cosa sto facendo presente ora. Cioè, incontro Nino Belliaci che era uno che simulava pure la pazzia, no? E questo faceva il prete. Cioè, faceva il prete, un matto. Passa da me, mi conosce, no? E allora lui mi dice a me, cioè lui sanno che c'erano i guardi, ma e lui forse molava la pazzia, no? Cioè lui mi dice a me, figliolo, mettiti a ginocchio, cioè a tipo che facevo prete, no? E io mi ho messo a ginocchio. Mi ho messo a ginocchio, lui mi ha detto, dice, ma come mai? Dice, come mai ti hanno portato qua? E ci stanno portato qua, ci sente, ci se. Perché lui mi conosceva del Luciardone, no? Che mi ha visto il Luciardone, ci abbiamo conosciuto così. Sapevo che ero cugino del Tempiese, però cioè, non mi risulta che è mafioso questo, non lo so se è mafioso, però era amico del mafioso. Cioè questo mi dice, senta qua, dice, anzi, ci dico io a lui, ci si sente, mi hanno portato qua, mi hanno detto, di rivolgermi a questa persona, cioè tu lo conosci? Dice sì, lo conosco, cioè ma fa una cortesia, se lo manda a chiamare, e ci dice, ci voglio parlare, cioè manda a chiamare questa persona viene, tutto bel vestito, orologio, tutto un bell'ante, tutto un popato, no? C'è tutto, viene là, e mi dice, tu dici, sei Senaga? Ci sta sì, sono Senaga, ci sta senta a me, mi hanno detto di amici degli amici, di rivolgermi a lei. Cioè io sono qua a Manicome, lei si deve interessare per me, mi deve far ottenere quel scioglimento, deve fare in modo che io rimanga a Manicome. Cioè facesse lei, no? Cioè questo mi dice, senti, io gli amici degli amici non ne conosce nessuno. Cioè io adesso ho un bello affare, dice, no? Cioè mi hanno detto di rivolgermi a lui e questo non conosce nessuno. E sto sentendo, a me mi hanno detto amici degli amici, ci sono lo so lei. Dice, ma chi sono questi amici degli amici, questo mi dice a me? Ci si sente, non ci posso dire chi sono. A me così mi hanno detto a Palermo, io così ci dico a lei. Già la deve essere lei a interessarsi per me. Cioè questo mi dice, senta, io non ci posso promettere niente, cioè io avevo 5 anni che facevo che simulavo la pazzia, dopo 5 anni rimane come, ho ottenuto lo scioglimento. Cioè io però con lei non ci posso promettere niente. Però se lei fa quello che ci dico io, può darsi che qualche cosa facciamo. Dice, può darsi che ottengo quel scioglimento, però non ci prometto niente. Ci sta che devo fare, ci dico io, no? Questo mi chiama, come si chiama questo dottore? E io dico, scusa, io per 2 giorni che sono qua, posso sapere mai come si chiama, cioè, il dottore che ho io, quello che ho incaricato per me qua? Non lo so, cioè. Questo lo deve vedere lei, che lei è pratico romano con. Dice, sì, vabbè, ora ci informiamo. Basta se informano là, quando ti chiamano. Dice che avevano in mano là un dottore, infatti il Nobellese mi ha detto che aveva in mano là a Manicome, le Sant'Efano avevano in mano il direttore, tutta questa gente, cioè tutti in mano avevano là a Manicome, no? Io disse, hanno tutti in mano, rimango qua, cioè sono a posto, no? E meglio sapere come è finito. E fino a questo mi ha detto, io senti,
deve fare qualche cosa, perché dove sei tu, tu sei in osservazione qua, perché io non lo sapevo che significa osservazione, qua. Cioè questo non lo sapevo. Dice tu, dici, devi fare in modo di farti portare nella sessione dove ci sono tutte quelle sballate, cioè dove sono tutte quelle che fanno un piccagione, c'è il passaporto. Ci sta, come si fa? Cioè, dice, niente, c'è importante che tu ecchi voce, no? Mentre che dorme di notte. Dice che ci sono i serpenti che ti vanno a salire, cioè, a bruciare la cela fai qualche cosa. Così queste si mettono paura, ti prendono e ti portano di là che sei più sorvegliato, no? Di là era più sorvegliato a vista. C'erano proprio infermiere dentro, perché era grande. Insomma io prendo. E allora mi viene in mente dall'allagare la cella, di stare all'allagare la cella. Pertanto io adesso, sento che io dicevo, devo andare a pescare, no? Allagare la cella. E faccio finta che c'è un mare, no? E allora ho allagato la cella. Mi ho spogliato nudo. Allagato? Sì, allagato. Cioè io non so parlare tanto bene italiano. No, no, vero. Cioè io parlo italiano, parliamo tanto. Tutta tanto per capirci. Allagato la cella. Allagato la cella, sì. Con il rubinetto aperto. Sì, ho aperto tutti i rubinetti, sì. Tutti i rubinetti aperti, allago la cella. Mi metto là. Mi spoglio nulla perché io passo, non si rende conto di quello che fa. Cioè, mi spoglio nulla, prendo un filo, sente che pescava, no? E allora ci laverano tutta l'acqua, no? Tutti i quadri corrono. Qualcuno mi ha appuntato, dice, un appuntato mi ha detto, è bravo. Io ora quest'acqua che c'è a terra, la faccio raccogliere con la bocca, mi ha detto l'appuntato. E se è bello affare che fici, ho detto io. La raccoglio. Cioè. Insomma dice, raccogli l'acqua, dai. Allora io, perché io le dico, quando ti dico una cosa, non ci rispondo, non fare niente, dice, fai cantare niente, tu pesca sempre, finta che, cioè, che pesca sempre. E io disse, che devo fare? Allora io, mi ho messo paura parlando con lei. Dice, qua, cioè, mi fanno Sant'Antuano. Sant'Antuano significa, me l'hanno per, cioè, del bastonante. Ci ho detto, ho preso e lavavo l'acqua, no? Lo dovevo fare per forza. Perché, perché se no queste mi potevano dare del botto, capito? Chi lo mane come, cioè, non si rendono conto. Lavo l'acqua. Allora ci ho detto, senti, cioè, io qua non mi trovo bene. Non è che si sente, cioè, vogliamo fare, io qua non mi trovo bene, voglio andare via. Insomma, molte volte, cioè, volevo andare via, cioè, però tutto è tipo passo, no? È tipo sballato. Da questo l'ha capito che io volevo andare in quella sessione là. Però, niente, mi ha fatto chiamare il dottore questo appuntato. Il dottore mi ha dato dei pinni, dei pasticchi. Però lui me lo dava e buttava, cioè. Adesso un caso raro che me le prendevo, i pasticchi, no? Quando c'era il dottore di Ravanzi, oppure un infermiere di Ravanzi, cioè Ravanzi mia, no? Allora potevo fare a me e me le prendevo. Mi vogliono male, perché c'erano, non c'era bollato questa cosa. Finito. Cioè, dopo 12 giorni, mi prendono, buono di mente mi fanno, e mi portano di nuovo al Lucertone. Arrivo al Lucertone e viene questo Pippo Madonì, sarebbe Giuseppe Pippo, con altro. Poi la puccia pure Armando Bonanno. E mi rimproverano. Dice, ma che cosa hai fatto? Ma tu dici non ci metti impegni. Dice, tu dici, ma come ci devi mettere impegni? Cioè, deve fare, se tu non fai niente, ti fanno buono di me. Cioè, ho detto io, senti, io ci sono, non so che cosa ho fatto. Tu, perché questo Bonanno Giuseppe, detto Pippo, no? Lui mi ha detto a me, che tu non ti sono proprio di vedere sempre ieri a pescare. E lui mi ha detto a me, rivolgiamo a quella persona, tramite bontà. C'è Giovanni Bontò, capito? Cioè allora io ci si sente, io sono andato là, mi sono rivolto a quella persona che avete detto voi a Manico. Quella persona ha detto che non conosce nessuno, gli amici dei amici, non sape che significa. Dice, io ci ha detto, dice, che amici dei amici non c'è nessuno, ci ha fatto tutto da solo, insomma. Ci siamo trovato solo abbandonato là, io non ho fatto mai un pazzo, come si fa questo pazzo? Ci ho detto quello che dicevo altro, voi mi avete detto che devo dire che vado a pescare, no? E dicevo che andavo a pescare. Cioè, e mi trovo qua. Allora che succede? Mi dice lui, dice, va bene, dice, poi lo diciamo noi, casomai ti dobbiamo fare liberare, sciogliere, no? O se no deve rimanere legato. Cioè i padroni, loro, cioè, dipendevo da loro, tutto loro mi dicevano a me. Se dovevo, mi dovevo tagliare, volevano che mi tagliava. Cioè, però io non mi ho tagliato mai, cioè, se io non mi taglio. Che avevo paura, cioè, ho paura di tagliare. Cioè, se io posso abbrucare la cella, posso rompere la cella. Ma tagliare mio non mi taglio. Cioè, bene, questo che ha fatto? Se non sono andato, dice, non, dice, poi lo diciamo noi quello che deve fare. Cioè, allora io mentre ero là legato, sempre all'Lucertone, alla quarta sessione, mi metti in vigilanza. Ho detto, ma
ci ho detto, male non lo faccio più pazzo. Cioè, non volevo fare più in matto, ma non è che perché non volevo fare più in matto perché avevo paura romano e comamo, oppure avevo paura di qualche cosa. Cioè, ho visto che non c'era interessamento nelle mie riguardi. Cioè, ho detto, ma sì, questa mafia vincente, ma come? Io vado a Manicoma a Napoli, a Sant'Efano, no? Perché Napoli e Palermo sono la stessa cosa, c'hanno collocamento, capito? Cioè, tutta mafia, disse, come mai? Cioè, questo, cioè, non hanno fatto niente per me, mi hanno abbandonato. E allora, c'è, cioè, qua ho sbagliato nei riguardi di mafiosi qua, no? Perché io ho mandato un lavorante, che era un certo Raffaele, si chiama Raffaele, non so se ho detto un nome prima, ora però... Ci ho detto, senti, ma fa una cortesia. Cioè, questo non si fanno queste cose. C'è, cioè, un uomo d'onore, un mafioso veramente. Sì, queste cose non le fa. Quando un uomo d'onore deve fare una domanda, per esempio, non so, deve parlare con un altro uomo d'onore. Cioè, più o meno, vedi, cioè, mi fa una cortesia, lo chiama, non so, o su Giovanni che ci voglio parlare, capito? Invece a questo lavorante che scopava dentro la sessione, che ci dico? Signore. Cioè, ingenuamente, no? Cioè, perché non c'eravamo male, non pensavamo male, no? Avevo paura di entrare, però, cioè, ho sbagliato là. Ci ho detto, senti, deve andare nel Giovanni Bontà e ci deve dire che io non me la sento più di fare il matto. Ma non è che non me la sento più perché ho paura, perché ho visto che non c'è interessamento, non lo voglio fare più. Cioè, se... E mi fa sapere la risposta, no? Mi dà una risposta se devo condonarlo, perché per condonare non continuo, cioè, mi posso sciogliere ora subito e me ne vado in sessione, a tipo che ero padrone, no? Cioè, non mi sono reso conto che comandavano loro, vabbè? In quel momento. Questo che fa? E qua ho fatto il qua, io ho sbagliato nel riguardo di Mario, perché nel riguardo di questo Giovanni Bontà, questo signore, ho sbagliato. Che dicendoci a quello di andare là, cioè, ci ho fatto sapere di cosa è quello, lavorante, che lavorante non è nessuno. Cioè, questo lavorante va nel Giovanni Bontà e ci dice le cose che ci ho detto io. Questo che fa Giovanni Bontà? Ci dice, senti, dice a Senaga che non si muove per nessun motivo, che ora ci manda la risposta se deve continuare oppure no, le farò matto. Cioè, mi trovo l'allegato. Cioè, questo che fa? Viene, mi dice, senti Senaga, per il momento, dice, non ti muovere, guarda, ti manda la risposta. Cioè, ebbene, nel frattempo che gli avviene... Dopo due giorni, cioè la stessa giornata di pomeriggio, non so, ci vorranno essere questi cinque così. Cioè, da una sessione all'altra, i padroni, no? Mi venne a trovare mentre che ero legato, letti vigilanti. Cioè, viene Bonando Armando. Cioè, io ho detto Pedro Senapa, però mi sono sbagliato, era un altro che non mi ricordo chi era, no? Sono venuti questi due, entrano, arrivano là, questo Bonando piglia e mi dice, no? Dici, che cos'è tu? Non vuoi andare più a manicome? Senti, come tu dici, non vuoi più a manicome, non riesci a fare. Certo, senti, non è che io non voglio andare a manicome. Ci sono andato come io. Ho visto che non c'è interessamento nei miei riguardi. E allora io, onestamente, vedendo che non c'è interessamento nei miei riguardi, che mi trovo a Napoli, a manicome in Napoli, e mi fanno buono di mente. 12 giorni mi mandano subito via. Perché nessuno mi guidava, nessuno mi diceva cose, come dovevo fare e come dovevo fare. C'è voluto un siciliano, quello che ci ho detto, e quello non sapeva... Non mi ha dato spiegazione, dico, non conosceva nessuno e non sapeva nemmeno che cosa significa amici degli amici. Cioè, che cosa volete da me? Cioè, io non lo voglio fare più in matto. Cioè, non lo voglio fare più, ma voglio fare la galera quella che è. Cioè, me danno 20 anni, faccio 20 anni. Cioè, quello che me danno mi faccio, ci ho detto, io non è. Cioè, allora questo che ha fatto? Questo ha detto, dice, vabbè, cioè, senti qua, a te, per dirti di andare a manicome, quelli che erano andati a te per andare di andare a manicomio, vuol dire che loro sanno il fatto loro, sanno il fatto suo, no? Cioè, lui ci continua sempre, dice, a costo che muore deve condonare, non ti perdere coraggio, dice, continua sempre lui, tu vai a manicomio, continua sempre. Ci dico, va bene, io, cioè, faccio del mio meglio, no, ci faccio del mio meglio, ce la deve fare a tutti i costi, a costo che muore tu ce la deve fare di ottenere poi scioglimento, poi mi dice questo. Rispondo l'altro che non mi ricordo un nome, no? Mi dice, prendo, dice, vai, che fai? Prendo una bistecca, una fettina di carne, no? La metto sotto il cuscino. Dice, così, dice, come viene il dottore a visitarti, no? Perché la carne che fa sotto il cuscino, qua tempo di stato, no? Puzza, no? Fa puzza. Dice, il dottore sente puzza, no? E ti direi, ma questo non se lava mai, è schifo, capito? Cioè, per incasare la mano per fare schifo al dottore. Cioè, io faccio come mi dice lui. Poi mi dice, prendi il mangiare, mangi. Ti mangi un po' di mangiare, poi lo butti, dice, no? Buttandolo che fa, chiama la guardia, ci dice, ho fame.
Cioè allora guarda, dice, no, prima dice, l'hai buttato e poi vuole. Cioè ora dice che c'hai fame. Cioè è cosa da pazzo. Mi sono fatto tutte queste cose, no? Tutte queste cose che mi hanno detto loro. Mi scioglio. Cioè dopo 8 giorni loro, sempre loro, no? Parlano col dottore, chiamano in mano il dottore. E mi fanno sciogliere. Dice, dottore, dice, lo può sciogliere, no? Il dottore viene, mi viene a visita, io sempre dovevo fare il matto, poi l'avanzo il dottore, ce l'avanzi tutti. Cioè, il dottore viene, come si sente? Ci si voglio andare a pescare, ci ho detto, voglio andare a pescare, ce vogliamo matto. Cioè, solo quello non sapevo dire, chi ne sa come si fa matto. Mi prendo e mi sciogliono, questi quattro, questi dopo la conta mi sciogliono, no? E mi portano in sessione. Cioè, mi hanno portato alla quinta sessione, come arrivavo, c'era un brigadiere. Un brigadiere che non c'erano canoni. Questo brigadiere dice, no, dice, qua non lo voglio perché questo fa casino, dice, fa rompe tutto, ci ha mandato lo piede qua. Ci hanno portato all'ottava sessione. Arriva all'ottava sessione e incontra Giuseppe Savoca. Cioè, Pino o Giuseppe, è uno bassino, ce lo conosco. Viene questa persona, questa è mafioso. Viene questa persona e mi dice. Cioè prima, anzi come entro, no? Come entro mi portano subito sopra, no? Nella sessione, non è cella, in questa cella c'è un tetone di segno, straniero, no? E cioè, come arriva a volare, viene questo Pino Savoca, no? Subito viene e dice, bene che lui è nato 2, 3, 4 persone in tutto, vengono là, mi prendono, mi salutano, mi dicono, non ti perdere con agio, cioè, non ti preoccupare che ti aiutano, dice, tu continua sempre così che ti aiutano. Cioè mi prendono e mi mettono in un'altra cella pure amici, cioè io non li conoscevo, se erano mafiosi, no, cioè non lo so, però amici. Mi mettono in quella cella, sto in quella cella insieme con loro. Dopo una paio di giorni mi dicono, ce la vediamo, dice, casomai, con la mano rista è qua, poi vediamo se lo potevamo fare passare, dice, nell'altra sessione, sarebbe una sessione. Dice che lì puoi fare più movimenti, cioè ti puoi muovere meglio, perché lì ci sono altre persone più. C'era Giovanni Pullarà e Francesco Spataro, di là, no? Sarebbe Peppuccio. Poi c'era un certo Megalisse, però conosco. C'erano poche persone là, c'erano. Persone di Savoca, tutta là. Cioè, casomai, dice, tu, dice, come lo passano da là, poi ti dicono loro quello che deve fare di là, loro sanno il fatto loro. Vabbè, ce li dico. Cioè, mentre che era in cella con quello, no? Cioè durante la settimana mi fanno fare, cioè, per il momento, cioè, prima mi hanno detto per il momento non fare niente perché dice, sai, cioè, nemmeno l'hanno sciolto, no? Se tu metti a fare subito questo fanno capire qualche cosa. Dopo una paio di giorni mi dicono, dice, cammina nudo. E mi pareva male, no? Cioè, se, ma per forza nudo devo camminare, cammina nudo, no? Dice, fatti vedere, dice, che sei pazzo. Cioè infatti loro mi dicevano sempre, c'è la barba, non ti lavare mai, perché c'è i capelli lunghi, non ti tagliare mai, cioè, cammina sempre con la barba lunga, i capelli lunghi. Cioè lui mi lavava però sempre i capelli lunghi, barba lunga, insomma. E camminavo, prendiamo spoglio nudo e cammino nudo, no? C'era un sacco pieno di immondizie, quello c'era un pane, cioè mi dice quello, dice questo Pino Savoca. Dice, lì c'è il pane, prendi il pane e fai finta che te lo mangi. Cioè, fai finta che te lo mangi, però mi ho mangiato piano, no? Perché c'erano i guardi che guardavano, no? E mi ho mangiato il pane, no? E mi ho mangiato quel pane. Cioè, dopo una paio di giorni che ero là, allora, come c'era questo signore, cioè, Pietro Senapa, no? Questo Pietro Senapa. Questo Pietro Senapa si trovava alla nona sessione. Conosceva me perché. Cioè, sapeva Senaca, sapeva che ero parente di mio, cioè, di suo cognato sarebbe mio fratello, guarda. E mi ha fatto passare in sessione, no? E ho passato in cella con lui, cioè con questo Pietro Senapa. Insomma, che ero laia, no? Cioè, in sessione con loro. Questo Francesco Spataro mi diceva, non ti preoccupare, non c'erano problemi, l'aiuto. Dice, ti aiuto, non c'erano problemi. Cioè, ogni tanto mi diceva, cioè, da lì che si dice? Da lì che si dice, insomma. Cioè, mentre che ero là. Cioè, allora che dovevo fare? Per andare di nuovo a manicomio, no? Di nuovo a manicomio. Dovevo fare vedere, cioè, dovevo fare qualche cosa. Cioè, dovevo fare un peccagione per andare a manicomio, va bene? Cioè, mi avevano detto, dovevo fare un peccagione per andare a manicomio.
Sì, allora io chiedo se devo andare per fare un piccaggione per andare a Manacor. Mi hanno detto, no? Sapete, questo Francesco Sparano mi ha detto che devo fare un piccaggione per andare a Manacor. Certo, senti, io non posso fare un piccaggione. Cioè, se faccio un'altra cosa invece impiccarmi, no? Cioè, tu mi dici per dire, rompere la cella, a bruciare la cella. Ma un piccaggione devo fare, cioè, mi devo impiccare. C'è un piccaggione devo fare. Cioè, allora dice, va bene. Cioè, io mi trovo in cella, no? Con Pippo Zanca. Pippo Zanga, Pietro Sanapa e altre tre persone, cioè non mi ricordo il nome delle tre persone, ma tu vincerò con queste persone, a una sessione. Cioè, allora io, loro hanno fatto fare un piccagione. Cioè, mentre che vincerò con queste persone, che fai? Io allora, in quei momenti, non è che ho fatto quello, cioè io non ce la faccio più, no? Disse, la voglio fare finita. Disse, fino a che non piccano loro, non picco io. Io ho detto che c'è Pietro Sanapa, mi stava impiccando, invece non è vero, me l'ho vantato io questo. Me l'ho vantato io sempre perché ho fatto di Sanapa, perché c'era rischiato il mio fratello. Perciò che succede? Allora, una giorno verso le due, questo Sanapa dormiva, io adesso mi stavo impiccando, cioè non ce la facevo più, lì sta almeno mi impicca e me la vira avanti, perché questi mi uccidono, sono capace di tutto e mi uccidono. Ho preso una corda, non avevo preparato una corda di sera, quando loro, cioè la volta loro uscivano a passeggio e rimanevo solo in cielo, ma fece con l'anzuolo, mi ho fatto la fonda, con l'anzuolo, l'ho messo là e mi stavo impiccando. Si vede questo signore ha sentito il rumore e mi ha sabato la vita. Se non era per lui io posso morire. Questo se ne ha per Pietro. Cioè l'istante l'ho accusato innocentemente. Però purtroppo c'è questa persona, tutto che io l'ho accusato innocentemente, no? Ci ho chiesto pure, cioè ci chiedo scusa. Cioè non è che lui perché io l'ho accusato innocentemente, ci ho chiesto scusa. Lui, non so, si rivolge di me che dice che io sono un mongolorde e sono, dici, un menomato, cioè come dice lui, no? È un pazzo. Cioè queste cose si tengono per lui. Cioè io ammetto di averlo accusato innocentemente. Perché ci chiedo pure scusa, ce la perdono, che cosa vuole? Io adesso non so che cosa ci posso dire. Però queste parole non mi stanno bene a me, si rende per loro. Cioè, tengo presente, questo c'è fino a qua, per avanti ci siamo. Cioè, ci ho fatto Giorgio Aguirre, no? Giorgio Aguirre. Aguirre, insomma, non so dire bene il nome, no? Cioè, io l'ho conosciuto questo signore. L'ho conosciuto mentre lo Ciardone. Cioè, lo vedevo pure fuori però, no? Ce lo vedevo pure fuori. Era lo Ciardone questo. Quando l'hanno arrestato, ho saputo che l'hanno arrestato insieme con questo Pietro Sanapa, no? Ci capite, dottore? Cioè, ho saputo che l'hanno arrestato insieme, però non... Poi l'ho conosciuto là mentre era là questo Pietro Sanapa, no? Cioè, questo signore... Giorgio Aguirre, no? Faceva il matto questo signore. Ci camminava e facevo passo, diceva che era Cristoforo Colombo, là, non lo so. Ci facevamo in matto. Cioè allora passeggiamo insieme, no? Mentre che passeggiamo insieme, lui mi chiama, dice, allora dice, è un socio, che si dice? Cioè mi chiama, che si dice? Guarda. Però io sapevo che questa persona era un socio di Pietro Parmengo. Cioè, sapevo che era un socio di Pietro Parmengo. Che mi aveva detto mio cugino, che era un socio di Pietro Parmengo. Cioè, mentre che eravamo là, che questa persona passeggiava, mi diceva, dice, che si dice, non ti preoccupare, dice che ti aiutano, no? Cioè, ho conosciuto da là. Cioè, poi in seguito, cioè, tramite il giornale e cosa, ho saputo che ci hanno trovato i soldi a casa e cose così, no? Cioè, poi ho saputo che si è impiccato a Manacor di Montelupo, perché mi trovo a Montelupo nel momento che quando ho collaborato, no? Cioè, che mi sono pentito. Cioè, io sono un pentito, lo dico bello chiaro. Cioè non è, cioè certo non dicono pentito significa, cioè pentito se pentono davanti, cioè davanti al prete. Cioè questo è giusto, ma io sono come io, cioè la coscienza pulita. Cioè io onestamente mi sono pentito, perché, cioè per ponermi la mia coscienza, cioè pure perché mi volevano ammazzare, però per ponermi per la coscienza, perché ho tutte queste sbaglie che ho fatto, che mi ho trovato con botto, come ci ho detto prima. Non è che voglio dire che io mi voglio incolpare, che io, cioè, prima c'ero io. Ne c'è tutto il omicidio e cose via, quello che ho detto. Cioè io non voglio dire che io sono innocente, io c'entro pure. Invece, questo signore, come ci ho detto prima, l'ho conosciuto, cioè, conoscevo pure di fuori così, però c'avevo avuto dei rapporti a Luciardone, che facevo pazzo.
Ci hanno detto di fare il matto, no? Questo c'è già chi era, questo signore. E ci hanno fatto, cioè, c'è un chissano, lei deve pensare una cosa. Credo c'è un chissano grande, un pezzo di 60 anni, 50 e rotte anni, no? Cioè, o metto a fare un pazzo, se immagina lei. Cioè, se decide, cioè, ci distrugge la vita a quella persona, perché lo chissano maschino non c'era, forse un chissano anziano, che non ce l'ha passato mai. Se viene arrivare non so a Manacoma, a Montelupo Fiorentino, che là ci sono tutti i criminali, tutta gente che tutta pazza, no? Arriva là, chiude una cella, c'è una persona che in galera non ci aveva stato mai. Cioè, ma si rende conto che gente che sono queste? Cioè, perché quella persona ha fatto matto, perché ce l'hanno detto pure di fare il matto. Cioè, non è perché ho uso giro di Pietro Vernengo. Cioè, Pietro Vernengo è un personaggio, perché è uno che comanda pure. Però, cioè, hanno messo in difficoltà da quella persona. Lui chissà, cioè, l'hanno fatto impeccare loro. Cioè, questo è chiaro, perché quella paura è arrivato là, in galera non c'era stato mai, a me la mia era sotto così, e se l'hanno fatto impeccare loro, questo. Di chi siamo innocentemente, insomma. Cioè, veno qua e poi casomai, cioè poi c'è casomai di rapine, cioè poi ci parlo pure, no? Sì, mi pare anche giusto, sì. La sospendiamo e riprendiamo alle ore 15. L'imputato può essere accompagnato. Ci parlo del fatto di Michele Graviano. Cioè, Michele Graviano. Graviano. Sì. Cioè, io lo conoscevo come sto Michele. Don io Michele. Le raccomando sempre di parlare lentamente. Come può, naturalmente, e piuttosto chiaramente, se è possibile, in maniera che così viene percepito meglio. Cioè, questo Michele Graviano, no? Faceva parte di Stefano Bontà e Stefano è stato inserito, voglio dire. Se questo me l'ha detto mio cugino Tempesta. Allora una mattinata, no? Mentre che io mi trovavo a Piazza Sant'Erasmo, sempre perché loro mi dicevano sempre di stare a Piazza Sant'Erasmo, Barri oppure nel Petro d'Aglia Pia, sempre nella zona là, no? Cioè, questa persona l'hanno ucciso di mattina. Cioè, nel frattempo viene mio cugino a chiamarmi, di mattina, no? Mi dice a me, dice, Enzo, dice, dai, dice che è successo, dice, un guaio. Cioè, che cosa è successo? Dice, hanno ucciso, dice, questo Michele. Cioè, sarebbe questo Michele Graviano, no? Che poi saputa si chiamava Graviano. Cioè, ci mettono sopra le macchine e siamo partiti. Siccome c'era Tanino Tenerello, che era in casa, no? Cioè, questo Danilo Tenerello purtroppo aveva paura perché avevano ucciso questo Michele Graviano faceva parte di noi, no? Della mafia vincente, che aveva passato nella mafia vincente. Cioè, se non aveva passato nella mafia vincente, no? Che succede? Cioè, che questo aveva paura di scendere da solo da casa, no? Per andare nella popa fabbrica, che c'aveva sempre là, no? Aveva messo la maricca. E nel frattempo lui dice accompagnatemi, dice, purtroppo ci. Dice, dispiace quello che è successo, dice, stiamo attenti, dice, perché non si può sapere mai, perché loro pensavano, no? Che c'era, perché noi cercavamo a questo coreano, che poi sarebbe la roccia contorno, no? E un certo americano, che poi ho saputo tramite i mandati di cattura, che era Giuseppe Romano, e Patricola Stefano, cioè questo Patricola Stefano lo conoscevo io, lo conoscevo bene di prima, no? Però non sapevo che era a livello che faceva parte di mafia prima. Poi l'ho saputo, cioè noi eravamo cercando a queste per uccidere, più un certo ospedaliero, Rosario Ospedaliero forse. Cioè allora che è successo? Se pensava che erano state queste persone che hanno ucciso a Michele Graviano. Cioè allora questo Tanino Tenerello aveva paura di scendere, no? E l'abbiamo accompagnato noi fino là, nella fabbrica. E siamo stati tutta la giornata impegnati con lui lì dentro la fabbrica dove vende questa rubinetteria e cose di ceramica, no? Siamo stati là con lui, poi lui ha detto, dice, vabbè, mangiate con me, abbiamo mangiato con lui, poi di sera l'abbiamo accompagnato di nuovo a casa di sera e siamo andati via. Cioè poi questo Michele l'ho conosciuto tramite una rapina che poi ci spiego, più avanti ci spiego. Cioè nel frattempo ci voglio precisare, no? Come ho conosciuto questo signore avvocato Caracane, il dottore Cuttadaro, che io non lo sapeva si chiamava Cuttadaro, l'ho saputo tramite i malati di cattura, ci ho detto un dottore.
Cioè, perché io giorno in mente, no, mentre che mi trovavo a Sant'Arasimo, veniva un rotolo, Salvatore, insieme con Tempesta, se ne capisce. Mi dicevano, là, dice, vieni con noi, avviciniamo il nostro Filippo. Sarebbe sempre Filippo Mecchiesa. Mentre che avvicinavamo là, ho incontrato questo avvocato, sempre insieme con Filippo Mecchiesa, in questa villa che ci ho indicato. E in questa villa ho incontrato pure questo dottore, che poi ho saputo che si chiamava Cuttataro. E cioè, era insieme là, mio cugino, ci ha detto a mio cugino questo Antonio, no? Dice, ma questo chi è? Dice, un dottore, dice, fa parte con noi. Dice, è con noi. Dice, casomai ho bisogno, dice, per dottore, se me lo dice a me, ci andiamo a trovare a Polechino, con l'ospedale, no? Che allora fa servizio a Polechino, cioè, questo me l'ha detto Senaca Antonio, no? Ci ha detto, va bene. Cioè, e così, cioè, queste persone ho incontrato là in quella villa, che insieme con Filippo Mecchiesi, la villa che ci ha indicato. Verso quell'abbato. Cioè poi in secondo tempo abbiamo lasciato questo, no? Cioè ci parlò delle istruzioni che abbiamo fatto. Cioè le istruzioni che abbiamo fatto. Cioè siccome c'era questo era allora che io ero, cioè, facevo parte di questa gente, no? Cioè, diciamo la mafia vincente. Questo rotolo mi ha chiamato, Rotolo Salvatore, mi ha detto Vicenzo, deve venire con me. Dice, se dove dovevamo andare? Dice, dovevamo andare a Netanino Tenerello. Siamo arrivati a Netanino Tenerello. E allora lì c'era, che deve essere un parente suo per un fratello, non lo so se è fratello o parente. Ci si chiama Lello Tenerello. Lello Tenerello. E c'era pure suo figlio, questo figlio di Lello Tenerello. Sarebbe che era militare, in quel periodo era lui a licenza, come la dà. Cioè, mentre che eravamo là, dice, se deve rompere una macchina. C'è una macchina blu di colore, una macchina grossa, no? Cioè non so se ho detto un 131, insomma, una macchina. Siamo, allora dice, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rompere questa macchina. Ci hanno consegnato una busta, un rotolo, no? Una busta giallo rossa. E poi ce l'ha buttata dentro questa busta. Siamo andati da questo, sarebbe sempre Piazza Rosalongo, no? Cioè quello. Cioè, sarebbe dove vende pure macchine queste vendono, no? C'è un deposito qua, c'è pure l'officina meccanico dentro, no? C'è la macchina dentro là. C'è questo roba l'ho messa e dice prendete il martello nelle mani, no? Io mi ho preso un martello e un coltello, no? E lui aveva la pistola in mano. Che i primi giorni, cioè, non me ne davano armi a me, vabbè. Cioè, come siamo entrati là? Lui con la pistola in mano e io ho rotto la macchina, no? Con il martello, i vetri, tutto. Poi ho aperto e ci ho tagliato pure la tapezzeria, no? Cioè, nel frattempo poi. C'è la gente là guardando, ci hanno visto tutti, però nessuno si è mosso. Cioè siamo andati via. Cioè io stavo correndo, perché in quel momento veniva in scatto, no? Stavo correndo, l'uomo mi ha detto, no, dice, non corre, cammina piano. Dice, no, ci fai capire che c'è paura, no? Cioè siamo saliti sopra la macchina, perché fuori c'era, con la macchina, cioè non penso che macchina era, se erano 5 oppure un 127. C'era dentro la macchina, c'era questo Lello Tenerello, Raino Tenerello, e sei il figlio di questo Lello Tenerello. Ci siamo seduti sopra la macchina e ci siamo allontanati. E siamo andati sempre nella fabbrica di ceramica, di questo Raino Tenerello. Poi in secondo tempo, qua abbiamo finito, no? Poi dovevamo fare, c'è un certo Pecoraro, che ci ha indicato pure dov'è, no? C'è questo di tram, l'autobus, questi che vanno nei paesi, no? Che fanno i viaggi nei paesi. C'è questo, dicevamo, di rompere c'è l'autobus, c'è il tram, l'autobus. Siamo entrati là e siamo andati, mentre eravamo però sempre dentro la fabbrica di ceramica e queste cose, le benetterie, no? Cioè, ci trovavamo in questa fabbrica, no? Di Danilo Tenerello. Mentre eravamo là, viene Filippo Mecchiesi e c'era pure Benedetto Tenerello. Benedetto Tenerello, là, ci trovava pure lì dentro questo Lello Tenerello, Gaetano Tenerello, Nino Mecchiesi. C'era tutto là, no? Cioè, nel frattempo questo Filippo Mecchiesi, che era pure là, no? Dentro la fabbrica di Danilo Tenerello, si è litigato, non so, ci avevano trascorso tra di loro, no? Cioè, poi sono andate via. E noi eravamo là per fare quello lavoro, no? Cioè, allora siamo partiti, io, Senaca Vincenzo, Senaca Antonio, cioè, il rotolo non c'era, perché il rotolo in quel periodo si trovava in galera, che poi c'è, in prima ce l'ho messo, avevo sbagliato, però ce l'ho fatto presente. Che mi hanno poi in mente ce l'ho ricordato. Cioè allora siamo partiti io, Nino Mecchiesi, Tenerello, Gaetano. E
siamo partiti per andare qua, no? Tempesta, una Vincenza, siamo partiti, eravamo da questa fabbrica, siamo entrati lì dentro. Cioè io, Senaga Vincenzo, detto Tempesta e Senaga Antonio. E abbiamo rotto questo autobus, no? Rompendo l'autobus. C'era il poliziotto, però c'erano i guardiani, no? L'abbiamo sequestrato i guardiani, non c'è un guardiano. L'abbiamo legato dentro una casa, dentro là, dentro dove dormiva lui, no? C'era il letto. Ci abbiamo rotto questo cosa e siamo andati via. C'è questo un altro. Poi c'è stato fatto di... Lo costano mille, no? Di Franco D'Amico. C'è Di Franco e D'Amico. C'è, questo è un altro episodio, no? Sì, i microfoni, forse... Sei... Sì, il tecnico dei microfoni, per, mi pare che non sono messi bene. Ci vorrebbe un televisore messo là. Come... Ma si vede che questi microfoni... Là si sente. Sentila. La cabina di registrazione, il tecnico. E il modo di parlare che c'ha purtroppo. Sapete come si sente a buono. Ecco, sono messi meglio. Senta, ma ci sono filtri messi? Ci sono filtri? Filtri, no, no. Abbiamo fatto tutto. Una proposta che volevo fare. Sì. C'è Di Franco e D'Amico, le costa di mille, no? Cioè questi non volevano pagare ad agente. Se noi che non volevano pagare, ci avevano ordinato a Tempesta di mettere una bomba, però Tempesta poi non diceva a noi, no? E facevamo tutto. Sarebbe Filippo Marchese, non ce l'abbiamo. Allora che abbiamo fatto? Questo tempista mi ha detto a me, dice, Enzo, dice, andiamo sopra la casa, c'è la casa di Piazza Sant'Arata. Infatti lì abbiamo avuto l'esplosivo, no? Che ci ho spiegato più o meno che esplosivo era. Ci siamo andati sopra la casa, siccome questo tempista è pratico, devo fare questo esplosivo, cosa? E ha fatto due bombe, ne aveva preparato due, perché dice, non dobbiamo mettere una qua nel fianco d'amico e un'altra verso Piazza Rotolungo, per andare verso Piazza Rotolungo, la zona per scendere verso via mare, no? La via Sciaffa, no? Cioè, sarebbe un salone di macchine. Dice che aveva fatto dei... aveva sbagliato, no? Aveva fatto dei sgarri. Insomma, siamo arrivati allora, e mentre che eravamo in casa, in questa casa di Piazza Sant'Anastasio, abbiamo fatto queste due bombe. Ce l'ha fatto lui e ci ha dato pure aiuto, no? Cioè, poi la... con cellofano l'ha fatto, no? Cioè, poi la... con cellofano l'ha fatto, con il sciroppo, insomma, questa cosa. Cioè, poi ha preso... il detonatore, no? Ce l'ha messo dentro, ce l'ha fatto che lui era pratico, fa. E l'ha fatto. Di sera verso mezzanotte l'11 e mezza, insomma alle sera, siamo partiti per mettere questa bomba. C'era nel Franco D'Amico, Franco e D'Amico. Siamo arrivati a Costa dei Mille e l'abbiamo messo sotto, ce l'ha messo il rotolo, perché lui era pratico, l'ha messo il rotolo sotto la sala cinesca, col tempista. Sotto? La sala cinesca. Ah, la sala cinesca. Sì, davanti. E una pietra pure in faccia, no? Mentre c'è la pietra, c'è più potenza, capito? Cioè, questo me lo spiegava lui, no? C'è più potenza, c'è messo questa bomba. C'è, però voglio precisare una cosa, no? Se come prima di metterci la bomba a questo Franco D'Amico, c'è mio cugino, mi aveva detto di seguire i movimenti di questo Franco D'Amico. Cioè, questa è una macchina grande, non ci penso che macchina è. Cioè, io seguivo i movimenti, con motore, no? Cioè, a un certo punto ho preso le tracce, cioè, non, ce l'ho preso, perché avevo un motorino piccolo, questa era la macchina grossa, e non l'ho visto più. Cioè, mio cugino mi ha detto, dice, ma che sei scemo? Dice, l'hai piazza? Cioè, se purtroppo non lo so dove abita, ci ho detto io. Che lui voleva che lo seguivo, perché forse loro volevano fare prima, no? Ci volevano fare scoppiare la macchina, c'è cioè, un avvertimento così, con la macchina. Hanno visto che con la macchina non l'hanno potuto fare. E così abbiamo fatto la sala cinesca, ho fatto la bomba. Ci abbiamo messo la bomba qua, nel frattempo che abbiamo messo la bomba qua, ci siamo allontanati, è acceso il match, no? È scoppiato e siamo partiti. Cioè, però sono rimasto un po' là a guardare, quando sono venuta gente. Poi abbiamo detto tutta la gente che è scappata, cosa? La polizia. Cioè, noi siamo andati via, no? Siamo andati via, eravamo a Piazza Sant'Erasmo, abbiamo preso l'altra bomba e siamo partiti verso via Marzena Marini e siamo saliti dalla via Sciaffa, no? Cioè,
A me però mi hanno lasciato poi a via Messina Marina, dove c'è il bar, una gelateria. Dice, tu aspetta qua. E io ho aspettato là, e loro sono andati via. E hanno messo la bomba là, nel salone, no? E sono andati, e sono tornati. Dice, tutto a posto. Cioè, poi ho visto correre la polizia, no? C'è andato che correva verso dove abbiamo messo in questo salone. E più, quello là che c'era pure io prima, quando è scoppiato, eravamo pure là da sempre, in mezzo alla confusione della gente, no? E sono andati via. Poi mio cugino mi aveva detto, cioè, questo è un altro episodio, questo è finito, un altro episodio. Cioè, sarebbe i mandanti di qua, sono sempre Filippo Marchese, non ce l'abbiamo. Cioè, poi mio cugino che mi ha detto, dice, sai, dice, forse dobbiamo mettere un'altra bomba, dice, ovvero la dei picciotti. Cioè, che era uno, un'officina che aggiustava macchina, cosa. Qua ci dicono, la chiamano la strada nuova, nuova, c'è cioè, la strada nuova. C'è una cosa di perché l'hanno fatto nuova la strada, no? E che non è una strada nuova. Cioè, ho detto, va bene, quando ora poi mi chiami, io sono sempre qua e vengo. Cioè, invece poi, cioè, a me non mi hanno chiamato più. E mio cugino mi ha detto che ci è andato lui, Rotolo Salvatore, e poi sarebbe questo un sappone, no? Petro un sappone chiamava io. E poi saputo si chiama Paolo Affanto. E ci sono andati tutti e tre, e hanno messo questa bomba là. Ci hanno messo questa bomba. In viale dei picciotti, dice in viale dei picciotti. Ora specifichi dove ce l'hanno messo. Che cosa era? Questo, c'è un'officina di macchina, ci sta una macchina, cosa motore. Cioè io ci posso indicare preciso. Perché io mica posso sapere che cosa c'è. Sì, ma l'ha indicato nel. L'ho indicato, mi sa, ovvero dei picciotti. Mi pare che nella ispezione mi pare che l'abbia indicato. Comunque c'è dopo di questo c'è era un'officina, un'autofficina in viale dei Piccioli. Vabbè, continua. Poi loro hanno detto che non hanno messo un'altra, però io forse non ho spiegato bene dove si trova, capito? Ci hanno messo un'altra, non fa peccato che stavano costruendola, ce la hanno messo però non macchinaggio. Forse era un trattore, qualche cosa, forse era gru, sì, hanno fatto scoppiare questa cosa. E si trova sempre nella zona, c'è la parte di Viale dei Picciotti, pure nella zona là. In quella zona si trova pure, capito? C'è pure in quella zona. Cioè, me l'ha detto sempre lui, Tempesta. Che se non mi diceva lui, ma che sapeva queste cose, non le sapevo. Cioè, nel frattempo, che mi ha contato questo episodio, che hanno messo quella bomba là e via, no? Cioè poi c'è contro la pena, no? Cioè poi c'è contro la pena, perché cioè poi ho fatto di barone, no? Cioè io non c'ero fatto di barone, ci hanno messo pure la bomba, a via Lincoln, no? Nel barone. Cioè questo me l'ha detto mio cugino, ce l'ha messo lui, il rotolo, e Senaga Vincenzi, e Senaga Antone. Cioè questo io, cioè me l'hanno detto loro, io non c'ero presente. Ma sai la ragione per cui hanno messo queste bombe? Come, no? La ragione per cui hanno messo queste bombe? È perché noi ci non volevano pagare la tangente. Non volevano pagare? C'è la tangente, io dicevo. La tangente. Dicevo sì. Pessimo, no? C'è detto. Sì. Vabbè, continui. Cioè, tra qua, fino a qua ci sono arrivato, ho fatto le restrizioni, no? Cioè, poi mio cugino mi ha detto che se doveva fare una rapina. C'è una rapina. Sarebbe un autotreno, no? Cioè se questo era un autotreno carico di televisione. E si trovava sempre a via Ponte di Mare questo, non deposito là, via Ponte di Mare. Cioè allora io ci ho detto a mio cugino, ci sta bene, quando ci devi fare ci andiamo. Prima però di farlo abbiamo organizzato tutto perché c'era là, lì dentro, c'era uno che ci lavorava, che pagava l'officina lì dentro questo, e ci stava delle. Cioè faceva, aggiustava questa racinesca, aggiustava questa cosa, tipo Ferraro, come se, cioè, non lo so spiegare. Cioè faceva questa cosa. Ah, aggiustava questa racinesca? Cioè, macchina, tutto aggiustava, chi cannella, no? Fermossidico. Sì, fermossidico. Cioè questa persona c'era la base, a frangi. A Francesco Marino. Cioè sarebbe Ciccio, io chiamavo Ciccio Marino, veramente. Che suo padre prima ci aveva mandato mio cugino che era, dice, uno che comandava la piazza Santa Rosa. C'è un chissà un anziano, e infatti ce l'avamo per la pensione, mio cugino ce l'avano i soldi, no?
c'è la mafia, perché te l'hai trovato, ma se ce l'hanno i soldi. Dicevo pensionato, chiamava mio cugino. Pensionato di mafia? Sì, mio cugino chiamava pensionato. Dicevo, sto Michele Marino. Cioè così. Cioè allora, questo qua Marino, sarebbe Ciccio Marino, ha parlato con quello che lavorava là, no? Che qui, questo era... C'è un autotrasporto, ci mettevano qui dentro, tipo garage, però all'aperto, no? A parte di mare. Ci mettevano i camion, no? Vedevano quello, per esempio, i trasporti di camion, cose che trasportavano merci. Entravano qua per la notte, no? Cioè, conservavano la rotazione qui dentro e andavano a mangiare. Era un deposito? Sì, un deposito. E noi sapevamo che c'era questo deposito. Infatti lì c'è pure... dove fanno il cemento, cose, no? C'è isso, così cemento. Cemento colorato, tutte queste cose. De Maria penso che si chiama, se come dico io, se De Maria. Insomma, nel frattempo mio cugino, questo sarebbe Ciccio Marino, parlo con quello di là, e Ciccio Marino ne aveva avviso a noi. Cioè questo Ciccio Marino faceva parte prima della mafia perdente, però dicevano che non era nessuno, cioè dicevano che era un così noto, cioè così noto usciamo. Dice, sottenevano così, pure quello della mafia perdente, sarebbe questo l'americano, questo Stefano Patricola. E altre persone che erano là, no? Roccio Contone e qua. Sottenevano a quello, dice così, per bisogno, no? Usciamo, dicevano che era. Cioè, nel frattempo questo Francesco Marino viene e ci viene a dire a mio cugino, perché questo Francesco Marino ci cioè, stava pure bene, perché c'aveva un'attività, faceva pure le acciughe sotto le pesce, no? E ci stava bene. Solo che lui va cercando di guadagnare un po' di soldi, no? E allora noi... Vabbè, se no che tu vai cercando di guadagnare un po' di soldi, ci ha detto mio cugino, ti metti con noi, dice, vedi che c'è qualche lavoro da fare, ce lo dici. E infatti questo, ha trovato questa occasione, di questo autotreno che si trovava là, in quel momento, in questo deposito, diciamo, no? Si trovava là e ci ha detto, dice, vabbè, io c'è, dice, un camo, c'è il passante, quello me lo dà la base, che è un amico suo, o è parente tuo amico suo. Dice, e c'è un autotreno carico di televisione a colori, di telecomandi. Allora, mio cugino dice, Enzo, speriamo di fare questo lavoro. Dice, però prima dobbiamo capitare c'è il malaseno, dove mettere questo autotreno, perché è un autotreno carico, tutto il ramocco. Cioè, c'è immenso dove conservarlo, il luogo dove conservarlo. Se no lo prende, poi dove lo mette. Cioè, allora, mio cugino conosceva questo Michele Graviano. Come ci ho detto io l'ho conosciuto qua, questo Michele Graviano. L'ho conosciuto Michele Graviano e ci ha parlato per farci avere il deposito, dove conservare questo autotreno. Questo Michele Graviano dice, vabbè, dice, non ci sono problemi. Nel frattempo un giorno viene a Piazza Santa Rasa, Giuseppe Battaglia, questo Michele Graviano, un certo Padre Niaddo, che questo da... c'era una carnesseria, la bucceria, no? All'incola, c'era la bucceria, dove si va a Piazza Marina, dove c'è la cane il bar, no? E si entra per andare al meccano bucceria, no? Lì c'è una carnesseria, c'è lui, perché io lo saccio di preciso dove è la carnesseria, se vuole accompagno, c'è. C'è solo che non ho fatto i sopralluoghi, ho fatto di questo. C'è, e poi c'era, c'è queste le persone che sono venute a Piazza Santa Rosa, sono queste tre. Sono venuto a Santa Rosa, mi dice tutto a posto, dice, il malaseno c'è. E hanno accompagnato a mio cugino dove era il malaseno, tutto a posto. Dice, allora, dice, quella che dobbiamo fare il lavoro che siamo. O siccome c'era questo Castiglione Girolamo, questo Salvatore De Marco, che ha, cioè per il momento sono venuto tutti e due, mio cugino ha parlato con tutti e due. Dice, vedi di trovare qualcuno per fare questo lavoro. Dice, vabbè. E qua c'è venuto Getto Minaldo, una ci chiamano Menaldo, poi c'era Ciccio Marino, Cosimo Raccuglia, l'americano, però l'americano non è l'americano quello romano, un altro americano, sarebbe il cognato di Castiglione, Di Marco, io, Sena Cantone e Rodolo Salvatore. C'era Rodolfo Salvatore, c'era, no? Però non l'abbiamo fatto venire. Perché? Perché Rodolfo Salvatore ci serviva per altre cose. Cioè, Rodolfo Salvatore lavorava per la droga, no? Cioè, noi facevamo i rapine, però i soldi che guadagnavamo delle rapine ci dividevamo, no? E quelli che guadagnava lui con la droga
Ecco, noi quelle che guadagniamo con le rapine, ci mettiamo insieme e ci aspettiamo. Cioè, li troviamo tutti e quattro. Rabbia, Sanaga Vincenzo, Dottor Tempista, Rodo Salvatore e Sanaga Antonio. Cioè, poi c'erano quelle che ci davano, cioè Filippo Mecchese e Angelo Beamonte. Cioè, questi ci davano cugini. Cioè, allora, c'eravamo una decina di persone là. Dice, ci dobbiamo andare di mare, di via mare, no? Facciamo finta che siamo, a tipo che volevamo scaricare i sigaretti. Perché quello che lavorava là, che era il guardiano, cioè si chiama Battaglia, si chiama questo, se non mi ricordo bene, il guardiano che lavorava in quel garage là, lavorava pure con i sigaretti tempo fa, capito? Cioè lavorava con i sigaretti. Allora noi come siamo arrivati di là, via mare, allora siccome questo ci conosceva noi, avevamo messo dei calzini, passamontagne, no? Per farci conoscere. Cioè quello ci ha fatto un fisco, no? A tipere, cioè, ci ha fatto capire qualche cosa, quello, ci pareva che noi eravamo contrabbandieri, no? Che stavamo scaricando i sigaretti. Ci è venuto all'incontro. Mentre che è venuto all'incontro, ci hanno dato un colpo di pistola antiaerea. E l'hanno messo dentro, c'era un casuotto là, una specie di casina che si metteva lui, no? L'abbiamo messo lì dentro. Siamo entrati e lì dentro c'era la moglie del guardiano, ci diciamo il proprietario che c'era per la casa qua. E questa persona sarebbe il guardiano, no? Noi chiamavamo Ciccio Tiais, questo Ciccio Tiais, perché io lo conosco da prima questa persona, sarebbe il guardiano, cioè il proprietario di questo stabile, no? Cioè, penso che è il proprietario, poi non lo so se è il proprietario. L'abbiamo legato dentro una stanza, nel frattempo lo trattenevo, cioè siccome avevo fatto un po' di confusione, avevo detto che era stato un Di Marco a portare la trattenevo. E invece no, ce l'ho dato e non l'ha portato, cioè sarebbe un Di Marco, no? Cioè io ho detto che l'ha portato Di Marco, invece un Di Marco tramite Giuliano Salvatore, che io cioè, non l'ho fatto prima, non ci sto facendo male. Giuliano Salvatore ha portato un amico suo che ha portato l'autoceno, vabbè? Cioè che sapeva portare l'autoceno, cioè questo è venuto, si è messo sopra, cioè però sennò che c'era no, nel volante c'era bocca stesso, no? Cioè c'era messa una catena là. E si doveva rompere questa catena nell'autotreno, nel volante. Abbiamo preso dei cannelli, cioè cose per fermo ossigeno, no? Dentro in quel. Sarebbe sempre in quell'officina che ci lavorava questo che c'era da noi la base, no? E l'abbiamo bruciato tutto questo, no? E si è rotto. Si è rotto. Cioè allora possiamo raccogliere fuori con la macchina per farci il palo, no? Per vedere se venivano cioè veniva la polizia pure, no? Nel frattempo siamo usciti, cioè questo con la rotena sopra, no? È partito noi, cioè, che abbiamo fatto? Una poco sono andato a piedi, una poco siamo saliti sopra la macchina, sarebbe un 127 che era di questo Battaglia e guardiano, no? E siamo partiti, cioè questo cosa mi raccoglia e Giuliano Salvatore con la sua macchina sono partite e hanno accompagnato questo dottrino nel luogo dove ci ho indicato, no? Nel luogo che poi l'hanno entrato dentro un malasiano, no? Cioè aveva la vecchia raffa, no? C'era parte di pesce per andare a Costa dei Mille, a scaffa, sarebbe a scaffa, no? C'è la fabbrica di limone qua, no? E c'è un ponte sulla verso la Guadagna. C'è una strada vecchia, a parte c'è un fiume pure, vabbè. Cioè, spiegarlo io non so spiegare, però ci ho indicato il luogo, vabbè? Sì. Cioè, sono arrivati là e sono entrati questo rotino. Cioè, all'indomani dovevamo andare là a scaricarlo. Per scaricarlo lo rotino perché se doveva uscire, poi se doveva uscire. All'indomani sono andato là e ho incontrato questo Michele Graviano, che infatti questo Michele Graviano aveva una gamba di legno, ma sa. Una gamba di legno. E poi ho incontrato Battaglia Giuseppe, cioè io ho detto Pietro Fascella, invece non è Pietro Fascella, sarebbe il fratello di Pietro Fascella. E poi ho detto Polassi che c'era per suo fratello, ma non ero sicuro, non è che adesso sicuro, eh? Cioè il fratello di questo Pietro Fascella c'era pure là, no? Questo Pietro Fascella io lo conosco, è mio fruso, l'ho incontrato nella villa, c'è una cementeria dove ce l'aveva Filippo Mecchese, capito? C'era lui, un certo Casella e altre persone che non le conosce, eh? C'è poi questo Parraneddo
ci ha incontrato là, io così l'ho saputo che era una mafiosa. Nella villa dove c'era Filippo Mecchese, lì c'era Pino Criaco, che io lo conoscevo come Giovannello Criaco, che me l'hanno fatto conoscere come Giovannello Criaco. Cioè, siamo arrivati qua, e mattina, mio, mio cugino, quello più fidato, perché questo Michele Graviano non aveva fiducia degli altri. Dice, vieni tu, tuo cugino, se quattro persone che c'è stato un ruoto, cioè un ruoto, dice, io non posso venire, cioè un ruoto non è venuto, sono partito io, mio cugino Antonio, Sinaga Vincenzo, cioè il nome lo vado a sfuggire, sarebbe Castiglione Girolamo, cioè mi ho dimenticato pure Gino Alleotto, sarebbe Gino Alleotto che ci è venuto tutto. Siamo andati là e abbiamo scaricato questo ototrino, tutte queste televisioni, ora non c'erano tutte televisioni, cioè come ci ho detto io 72 televisioni penso che c'erano, e poi c'erano dei frigoriferi, occhi 17 frigoriferi e occhi 40 rotte la biancheria, o 30, 30 ruote, 40 rotte, insomma ce l'abbiamo scaricato tutti. Di sera hanno uscito l'ototrino, no? Di sera, poi all'indomani di mattina si doveva consegnare questa roba. Ora io non lo so a chi hanno consegnato questa roba, perché? Perché questa roba veniva caricata su un furgone, questo furgone ce l'hanno dato pure quello là di, cioè quelli che ci dovevamo consegnare questa roba, no? Che ci dovevamo vendere questa roba. Cioè De Marco si metteva sopra il furgone e si portava il furgone, cioè poi ne facciamo questo l'americano, no? Ci dicono l'americano, ha portato pure il suo furgone e paghiamo due viaggi. C'era questo, diceva che arrivava a un certo punto, si fermava, cioè lui si fermava là, no? Veniva quello e si metteva sopra il furgone e se lo portava, lo andava a scaricare e poi ci portava indietro il furgone. Perciò io non so a chi ce l'hanno consegnato, se della persona non lo so. Ci hanno portato queste televisioni, hanno consegnato tutta la roba, no? E a me mi hanno dato, sapere quanto, cioè un televisione, mi avevo preso un televisione, poi questa televisione che fine ha fatto non lo so, io l'ho dichiarato, poi non lo so che fine ha fatto, e più 500.000 lire mi riattano, cioè loro dice che hanno guadagnato poco, perché dice che purtroppo ci sono state delle persone che sono passate per le televisioni, come questo Giuseppe Michele Graviano, Giuseppe Battaglia, questo, e altre persone che c'erano pure, cioè, si è preso un televisore, si è preso un'altra cosa, cioè. E allora abbiamo guadagnato poco, come ho detto, poi dice una parte ce l'abbiamo dato a Filippo Mecchese, dice 500.000 lire, aspetta, mi hanno dato 500.000, cioè, io non ho parlato, non ho preso 500.000 e non ho parlato. Poi cioè, finisce. Dopo di questo mi dicono ci devi fare, dice, un ototreno di scarpe. Di scarpe, sì. Cioè questo ototreno di scarpe era fermo. Cioè io non è per esempio. Cioè racconto tutti i persone, ma non è che racconto per esempio un appassionato. Posso contare un'ora, però c'è tutti i cose che. Va bene, belli come. Cioè questo ototreno era posteggiato, perché questi si vede che venivano da lontani questo. Penso che erano napoletani, perché nel parlare parlavano di atto napoletano. Sarebbe questi patroni del loro treno, no? Cioè erano fermati a Ofore Italico, cioè Piazza Sant'Erasmo, dove c'è la villa, no? C'è la villa Giulia, a parte di mare però. Erano fermati là di notte, si stavano riposando, no? Cioè allora c'è stato questo Castiglione che ha visto questo camion fermo là e ne è venuto a chiamare a noi, dicendo, dice, sai, c'è un loro treno carico, dice, devono essere scarpe, no? Dice, che fa? Dice, no, ce lo facciamo. Dice, non facciamo solo l'ototreno. Ci ha detto, e lui mi ha detto, dice, sì, ma lo sai com'è, non ci abbiamo mezzo dove conservarlo, non ci abbiamo niente, come facciamo? Subito lo prendiamo, dice, lo facciamo. Dice, vabbè, casomai, dice, lo portiamo, dice, lo scaricatore. Sarebbe lo scaricatore sempre via Piazza Sant'Erasmo, no? Piazza Sant'Erasmo, la zona dove si buttano tutta la terra, cosa. E lì ci sono case vecchie, no? Case abbandonate. Dice, mettiamole dentro e poi piano piano le portiamo dentro la casa. Sempre, sempre dentro la casa e di Piazza Sant'Erasmo, capito? Dice, vabbè, cioè allora mentre chiamiamo là, dice, facciamo così, tu dici, dove vai a chiamare, dici, o De Marco, dove vai a chiamare, dice, c'è persone che ci vanno, risponde cosa, dice, ma o De Marco, dice, certo, dice, come ci vai a casa? Dice, lasciamolo perdere. Dice, o De Marco non l'hanno chiamato, ci aveva fatto una confusione, avevo detto che c'era prima De Marco, capito? Ci avevo detto che De Marco gli entrava, che allora aveva portato il camion, invece, cioè, questo avevo sbagliato.
cioè vanno a chiamare, cioè nel frattempo viene, dobbiamo, scusa, se ne dobbiamo pagare. Bene, bene. Almeno godiamo della vostra presenza. Signore, purtroppo la mia voce è questa, cioè io parlo così, cerco di farmi capire, cioè parlo il palermitano, sì, non parli palermitano, ma dico parli più lentamente, più lentamente, scandendo, cercando di scandire le parole, sì. Così, cioè, o parla palermitano, o parla... Aprire la bocca di più, e scandire le parole. Sì. Certo, non li possiamo insegnare a parlare, ci vorrebbe... Dunque, forza. Con un microfono si sente meglio. Ma noi speriamo. Proviamo. Allora venga il tecnico per favore. Proviamo. Vediamo con un solo microfono. Può darsi la verità che... è che gli imputati meno parlano e meno problemi creano. Più parlano e più problemi creano. Sì, mi pare che sia proporzionale. Ma certamente non ha una dedizione molto felice, ovviamente. Sì, lo so, ma purtroppo... Sì, perché... Sennò che mi asciuga la bocca, vabbè, parlando... Veda con un solo microfono. Sì, perché altrimenti parlando così la voce le abbassa, ovviamente, parlando tanto. Quello che... Ma, chi lo sa... No, e qui era disattivato questo microfono, perciò ce n'erano due, questo non è attivato questo microfono. Ma insomma, che cosa fa qua sta cabina di registrazione? Già allora mio cugino ci dice, no? Dice, vai, vedi.